Buonasera a tutti. Ciao Mirella, buonasera. Aspetto vi colleghiate, poi iniziamo la nostra chiacchierata. Ciao, ciao Katia. Ciao Lorena, ciao. Ciao Katia. Un abbraccio a tutti voi. Buonasera Virginia. Felice di essere in vostra compagnia questa sera, vi ringrazio tutti. Ciao Tiziana, ciao Clara. Siete tantissimi questa sera, Gabriella, ciao, ciao Patrizia. Ciao Rosy. Clara, sempre un piacere, sei veramente carinissima, grazie mille. Grazie. Maria Rosaria, ciao. Allora, siete già in un bel po', quindi direi che possiamo tranquillamente iniziare la nostra serata. Mirella, sto be bene, abbastanza bene. Diciamo che, ecco, questa sera ho intenzione di parlare con voi di un tema che ci sta toccando un po' tutti da vicino, no? E che è il tema della guerra. Non stiamo vivendo sicuramente un periodo molto felice, siamo un po', come dire, in preda a queste notizie, no? Questa fuga continua di notizie da una parte e dall'altra, quindi anch'io un po' come tutti voi sono, diciamo, sono dentro a questo discorso, ecco. Quindi seguiamo tutti insieme ogni notizia, cerchiamo di essere vicini a chi in questo momento sta soffrendo, soprattutto perché siamo vicini, perché siamo tutti una grande e unica comunità, quindi tutto il mondo intero, tutti noi, tutti gli esseri viventi, ecco, frastornati e impauriti, esatto, è proprio la definizione giusta, esatto, è proprio questo. E questa sera volevo portarvi un punto di vista, ecco, un'opinione. Sapete che amo tantissimo parlare con voi di quelli che possono essere degli spunti di riflessione, no? E quindi questa sera volevo leggervi, ho preparato tre diversi testi, quindi il tema della guerra è stato un tema che è stato calcato diverse volte, anche dal punto di vista spirituale, quindi dal punto di vista della spiritualità, come possiamo leggere poi da Allan Kardec, dal punto di vista della letteratura, come ad esempio riporta la profezia di Celestino. E poi ho preparato anche una canalizzazione che ho fatto tempo fa di un'entità che se ne è andata nell'oltre durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi vi leggerò poi la scrittura automatica di questa entità. Ho il piacere di condividere con voi questi aspetti, perché questi aspetti poi fanno parte di quello che è un discorso di crescita, anche di evoluzione, no? E possiamo vedere come, ad esempio, da Allan Kardec, che siamo nel 1857, la visione stessa anche di quella che può essere la guerra poi è cambiata, però già le domande partivano da quel periodo. Proprio perché è un qualcosa che ci riguarda tutti molto da vicino. Ecco, piacere questa sera di condividere con voi e di poter parlare assieme di questo tema, ecco. Questo tema che riguarda proprio anche l'evoluzione dell'anima, quindi viene spiegata da Allan Kardec poi in una maniera anche un po' articolata, quanto ad esempio sia in stretta correlazione con quella che è l'evoluzione di tutti noi. Sapete che per il mondo spirituale l'anima è in continua evoluzione, quindi è come se cercasse sempre un miglioramento, no? Di vita in vita, passo dopo passo. E questa tendenza al miglioramento passa attraverso le varie vite, le varie reincarnazioni. Queste reincarnazioni poi portano ovviamente a vivere delle esperienze. Ecco, per Allan Kardec e per quello che è il padre dello spiritismo, in realtà c'è proprio questa crescita. Si legge tra le sue righe questa crescita. Quindi io direi che ci siete tutti, vi ringrazio di essere qua questa sera, vi saluto tutti quanti e direi che inizio leggendo appunto questo pezzo del libro degli spiriti di Allan Kardec. Come dicevo, facciamo sempre riferimento a quello che è l'anno in cui è stato scritto il libro, anche perché la prima edizione è del 1857, poi in realtà ce ne sono state tantissime altre, e teniamo sempre presente l'epoca.
Quindi anche come dire, il modo di esprimersi. Sapete che Allan Kardec in questo libro ha raccolto domande fatte dai medium a chi partecipava alle varie sedute a delle entità, quindi sono state canalizzate diverse entità. E questa è un po' una raccolta, no? Si andava a trovare quel significato un po' nascosto, ecco, che diciamo accomunava un po' anche diverse. Ciao Anna Rosa, ciao Antonio. E che accomunava un po' diciamo, diversi modi di pensare. Ecco, allora, sulle guerre, la domanda che è stata fatta all'entità è: qual è la causa che induce l'uomo alla guerra? Le entità rispondono: il predominio della natura animale sulla spirituale e lo sfogo delle passioni. Nelle barbarie i popoli non conoscono che il diritto del più forte. Quindi per essi la guerra è uno stato ordinario. Ma a mano che l'uomo progredisce, essa diviene meno frequente, perché egli ne evita le cause e quando poi è necessaria, sa temperarne gli orrori con l'umanità. Già, Mirella, grandissima, assolutamente sì, anch'io ho la libreria piena, quindi ho proprio tirato fuori il pezzo di libro. Ecco. Da questo punto di vista, qua già si capisce tra le righe quello che praticamente si intende per evoluzione e per progressione dell'anima, no? Mano a mano l'umanità raggiungerà uno stato, diciamo, dove la guerra non è più necessaria. Questo è quello che in sostanza stanno intendendo in questa affermazione. Vedete che si parla ancora di barbarie. In alcuni stralci del Libro degli Spiriti si parla anche di schiavitù. È un qualcosa che oggi in alcuni aspetti e sotto alcuni aspetti, ecco, non ci riguarda. Perché via via, insomma, come dire, il tempo è passato ed è andato avanti e quindi ci sta che in un certo senso qua invece si parli ancora di questi temi. L'altra domanda è: verrà il giorno in cui la guerra cesserà di desolare il nostro globo? La risposta è sì, quando gli uomini comprenderanno la giustizia, pardon, e praticheranno la legge di Dio, allora tutti i popoli saranno fratelli. La domanda successiva è: qual è lo scopo? Quale scopo si è proposta la provvidenza nel rendere necessaria la guerra? E lì la risposta è la libertà e il progresso. E allora, sulla domanda, questa è molto interessante perché vorrei proprio leggervela perché è veramente interessante la risposta che gli danno. È quale sorte è riservata a colui che suscita la guerra a suo profitto? La risposta è egli. Come il vero colpevole, dovrà subire molte esistenze per espiare tutte le uccisioni di cui sarà stato la causa, perché risponderà di ogni vita troncata per soddisfare la sua ambizione. E vi dico che questo pezzo è molto interessante, perché? Perché in realtà non si parla di, come dire, di condanne all'inferno o cose di questo tipo, no. E qua si vede tutto quello che è come dire, la dottrina spiritista, dove in realtà si parla proprio di vite, quindi si parla di reincarnazione, si parla di, come dire, di un continuo, come dire, reincarnarsi per cercare quello che ha un miglioramento, un andare avanti, un continuare, ecco, l'esistenza. Ecco, dal punto di vista del Libro degli Spiriti, io vorrei un attimo cercare di farvi prendere un pochino questa sfumatura, no? Allan Kardec, padre appunto, come vi dicevo, dello spiritismo, ha portato diversi temi, ha portato diversi temi della società dell'epoca e ha portato diverse domande della società dell'epoca, ma questi temi qua, se noi riflettiamo, sono dei temi che noi abbiamo di fronte ogni giorno. Sono un qualcosa che riscontriamo nel nostro quotidiano. Oggi lo stiamo vivendo perché appunto c'è un continuo, come dire, interfacciarsi, no? Fra di noi come scambio anche di quella che è un'energia, perché comunque si percepisce nell'aria che c'è un qualcosa che, come dire, sta andando un po' ad ostacolare, questa
queste vibrazioni e questo andando ad ostacolare un'evoluzione, c'è un qualcosa che sta frenando. E quando si parla di guerra in generale si parla di energia e si parla di polarità. Si parla di polarità perché? Perché in una qualsiasi guerra, in una qualsiasi situazione di questo tipo, si tende a schierarsi. Schierarsi da una parte per chi non vuole la guerra, chi la vuole. Quindi siamo nel bel mezzo di un contesto di polarità, sempre e costantemente. Nedra, questi criminali che stanno portando tanta gente alla disperazione, proveranno almeno la stessa disperazione che hanno causato. Di vita in vita, è quello che dice Allan Kardec, che è quello che, come dire, per quanto riguarda il discorso del libro degli spiriti, quindi dello spiritismo, viene trapelato. Ecco. Come dicevo prima, la cosa bella, ecco, del libro degli spiriti, ma in realtà proprio di questi scritti nello specifico, è che non c'è dietro un inferno, quindi non c'è una punizione, non c'è una cosa di questo tipo, ma c'è la vita di nuovo che va a riparare in termini di crescita, in termini di evoluzione, a quello che è stato, diciamo, come dire, chiamiamolo in termini orientali, il karma, diciamo, che si è accumulato, sbagliato, ecco, da questo punto con un'accezione negativa, ecco. Ecco, tengo a precisare queste cose perché sono delle piccole sfumature che fanno una grandissima differenza. Ecco, fanno la differenza perché tendenzialmente siamo molto vincolati a quello che è, a quella che è la credenza, insomma, a quello che è la Chiesa, e perciò abbiamo sempre quell'idea di inferno, ecco, di punizione divina, di giudizio. Qua non si parla di giudizio, si parla di crescita, si parla di, come dire, di evoluzione data proprio dalla vita stessa. Quindi come se la vita stessa, le vite, le molteplici vite, andassero a creare questa evoluzione, a creare questo percorso, questo sentiero che ci porta mano a mano a raggiungere una consapevolezza più grande, maggiore, che portano la nostra anima a veicolare meglio quelle che sono le emozioni, ad esempio, tra quello che è il nostro vissuto rispetto al nostro spirito, che ci aspetta dall'altra parte e che rimane sempre in contatto con l'oltre, ecco. Come dicevamo, l'anima è il veicolo di queste emozioni e quindi veicola quelle che sono le esperienze ricche delle emozioni vissute durante la nostra esistenza, durante questa esistenza. Ecco, queste qua sono le parole sulla guerra di Allan Kardec, non proprio di Allan Kardec, ma delle entità canalizzate in quel periodo, quindi siamo a cavallo tra la metà e la fine del 1800 e queste vengono riportate nel Libro degli Spiriti. Allora, poco più in là in realtà, quasi 100 anni dopo, ecco, ho preso come analisi, soprattutto da Lise Chao, ho preso come analisi un romanzo, viene definito romanzo d'azione filosofica. Perché romanzo d'azione filosofica? Perché in realtà, si parla di un'avventura. Ok, ma dentro questa avventura c'è un filo conduttore, no? Che è questa filosofia, è questa filosofia che riguarda le energie. Questo romanzo è la profezia di Celestino, la profezia di... Ciao Beatrice, la profezia di Celestino esce nel 1993 come romanzo, è un romanzo di James Redfield, alla quale poi sono seguiti anche numerosi, tantissimi altri libri, è uscito anche il film che vi invito a vedere, come dire... Adesso con questi occhi, ecco, nel 2022, risulta essere forse, se vogliamo, un po' banale, però è veramente interessante, vi invito sia a guardare il film comunque che a leggere il libro, perché si scorgono delle sfumature differenti, no? Il regista ha voluto interpretarlo in un determinato modo, il libro, La profezia di Celestino, lascia ampio spazio a quella che è la nostra immaginazione, quindi ci riesce a far andare nel profondo. E questo libro, pensate, è stato scritto da Redfield dopo un viaggio che ha fatto in Perù, dove si è innamorato di quei posti e ha portato con sé questa grande consapevolezza. Pensate che ha investito tutti i suoi risparmi per realizzare queste 3.000 copie di questo libro. Quindi ha realizzato 3.000 copie. Nel giro di poche settimane, grazie al tam-tam generale, insomma, di tutte le persone, questo libro è riuscito a diventare un best-seller vendendo più di 100.000 copie, ma proprio nel giro di poche settimane. Nedra, l'ho letto poco tempo fa, tutto attualissimo, incredibile, esatto. Cioè, veramente, io amo sempre fare riferimento alla profezia di Celestino, proprio perché ha questa caratteristica, no? Di rimanere sempre, sempre e costantemente attuale. E, nella profezia di Celestino,
Se andiamo a leggere bene quelle che sono, vengono chiamate le illuminazioni, no? Che sono nove, poi successivamente c'è anche la decima illuminazione e l'undicesima illuminazione, troviamo una in particolare che è molto, 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 come dire, collegata al tema che stiamo affrontando questa sera. Ecco, è la quarta, per l'esattezza, dove dice, in questa prospettiva, vedremo che gli esseri umani si sono sempre sentiti disconnessi da questa fonte sacra e hanno soddisfatto il loro bisogno di energia prevaricando gli altri. Questa competizione è la causa di ogni conflitto. Allora, se andiamo a leggere, adesso faccio uno scorso molto veloce su quelle che sono le prime tre, perché se vado a leggere, ecco, la quarta illuminazione così, non ha, come dire, ogni riferimento. Allora, la prima illuminazione dice: scopriamo di vivere in un mondo misterioso ricco di improvvise coincidenze e incontri sincronistici che sembrano predestinati. Quando prenderemo coscienza, questa è la seconda illuminazione, di questo mistero, creeremo una visione del mondo nuova e ridefiniremo l'universo sacro e pieno di energia. Ci renderemo conto, questa è la terza, che ogni cosa è generata da un'energia divina che tutti cominciano a percepire e a comprendere. E quello che dice è questo: in questa prospettiva vedremo che gli esseri umani si sono sempre sentiti disconnessi da questa fonte sacra e hanno soddisfatto il loro bisogno di energia prevaricando gli altri. Questa competizione è la causa di ogni conflitto. Ecco, ciao Antonella, ciao a tutti. Ecco, parlo di conflitto perché in realtà, come vi dicevo, la lotta, in realtà ogni guerra è causa, come dire, è causata da una lotta all'energia. È causata da una lotta all'energia, perché se la intendiamo come polarità, quindi come vi dicevo prima, quando c'è una guerra si parla di polarità, siamo nel bel mezzo di una polarità molto forte, e abbiamo due fazioni, il bene e il male. Quindi abbiamo sempre queste fazioni qua, possiamo decidere conquistare e abbiamo sempre, non abbiamo mai una neutralità, è molto difficile riuscire ad arrivare ad una neutralità. E cosa succede? Che uno vuole prevaricare l'altro, che quindi c'è sempre costantemente questo conflitto, quindi finché c'è conflitto c'è polarità, è una ruota se vogliamo, è un gatto che si morde la coda, è uno riuscire ad uscire diciamo da una prospettiva e riuscire a guardarla in un altro modo. Finché diciamo come dire si rimane sempre nella prevaricazione dell'altro, non riusciamo ad uscire dal conflitto. Questo conflitto crea divisione, crea separazione. La volta scorsa, durante la diretta di San Valentino, abbiamo parlato dell'amore come forza di unione, quindi forza che unisce. È difficile, l'amore in generale a 360 gradi unisce. Ecco, qua siamo proprio nella parte opposta, quindi siamo in un qualcosa che distrugge, che separa, che divide, che crea e che alza muri, che alza muri anche nelle nostre stesse emozioni, perché se andiamo a pensare, effettivamente, come dire, ci sentiamo distanti, no? E cerchiamo sempre di essere un po' più vicini al prossimo, cerchiamo di prendere una posizione in tutto questo, cerchiamo di trovare il nostro centro perché abbiamo bisogno di questa stabilità, abbiamo bisogno, come dire, di rimettere insieme tutti quei pezzi che ci compongono. Quindi di ritornare di nuovo a quella frequenza e quella vibrazione invece che unisce, non che separa. Ecco, la profezia di Celestino è molto bello, per chi non l'ha letto vi consiglio di leggerlo e per chi l'ha letto vi consiglio di rileggerlo nuovamente perché veramente è ricchissimo di queste sfumature, come diceva Nedra, è tutto molto attualissimo, assolutamente sì, ve lo ribadisco e ve lo riconsiglio perché è un libro. Pur essendo appunto un romanzo d'azione filosofica, quindi prima siamo passati dal libro degli spiriti di Allan Kardec, dove c'è un qualcosa di più, come dire, tangibile, okay? Un qualcosa che è stato fatto appositamente, perciò di conseguenza non stiamo parlando ecco, di un romanzo per quanto riguarda il libro degli spiriti di Allan Kardec, ma stiamo parlando di una raccolta di varie sedute che sono state fatte appunto alla fine, tra la metà e la metà dell'Ottocento in realtà. E qualche decennio prima, e raccolte tutte in questo libro, quindi sono delle canalizzazioni. Per quanto riguarda invece la profezia di Celestino, come vi dicevo prima, stiamo parlando di un romanzo,
romanzo d'azione, però filosofico, dove all'interno ci sono degli sviluppi, cioè, si parla di una filosofia, si parla di un qualcosa che riguarda l'energia, che riguarda delle vibrazioni, no? Ed è un qualcosa che, come dire, già ci mette in una determinata visione. Ecco, di tutti noi. Pensate, ecco, questa è una cosa che, dopo leggo il tuo commento, ne arrivo subito. Una cosa molto interessante della profezia di Celestino, che appunto, come vi dicevo prima, è stato scritto nel 1993. Ma in quell'epoca, anche se comunque, diciamo, nella profezia di Celestino uno può intravedere quello che può essere, come dire, un vento di New Age, ecco, nell'insieme, nella cosa, in realtà la New Age non c'entra niente. Non c'entra niente proprio perché all'interno c'è una costruzione ben fatta di quello che è, come dire, la crescita, un qualcosa di animico, di energia. Quindi si parla veramente tra le righe di questo, non solamente nella profezia di Celestino, ma anche sulla decima e undicesima illuminazione. Quindi vi invito a prendere in considerazione questo libro, è veramente molto bello. Nedra. Lotte di potere in cui si cerca di rubare l'energia altrui, vampiri energetici, chiedo, sono consapevoli di quello che fanno? Intendo i cosiddetti potenti della Terra. Allora, la consapevolezza è un qualcosa che io non, come dire, tendo sempre a non legare a chi si comporta in un determinato modo, ecco, cioè nel senso penso che la consapevolezza sia legata ad un discorso, come dire, più affine all'intelligenza, intelligenza emotiva, intelligenza spirituale, intelligenza animica, ecco, intendo quella tipologia di intelligenza, quindi intendo, ecco, quell'approccio, ecco, con la consapevolezza. Io non penso che ci sia molta consapevolezza, perché quando, come dicevamo prima, come leggevamo prima anche da Allan Kardec, si parlava proprio di istinti animaleschi, no? Cioè, e poi è sbagliato anche l'accezione dell'animale, ma qua ovviamente, come vi dicevo prima, si parla del 1857, quindi si utilizzavano anche queste tipologie di termini. Ecco, però, tanto per intenderci, che là è più un impulso, okay? È più un istinto, è più un qualcosa senza una consapevolezza. La consapevolezza in realtà tende a fare l'esatto contrario di quello che invece riguarda il discorso di rubarsi l'energia a vicenda, cose di questo tipo. Per energia, adesso io sto parlando in termini energetici vibrazionali, quindi sto parlando su questo profilo, da questo punto di vista, ecco, come energia, ma in realtà. Ecco, l'energia si può intendere in svariati modi, si può intendere anche un'energia fisica, come può essere l'energia appunto gas o cose di questo tipo, benzina, petrolio e via discorrendo. Quante guerre sono state fatte per il carbone, per l'energia? Assolutamente sì, tantissime. Ecco, l'energia è anche un qualcosa che riguarda noi. Per forza di cose, dal momento in cui noi entriamo in un conflitto, anche interiore nostro, andiamo a creare quella contrapposizione con noi stessi che ci ruba energia. Non solamente, diciamo, un discorso legato a qualcuno di esterno che venga a prendere quella che è la nostra energia, ma anche noi stessi, come dire, se siamo all'interno di un conflitto, buttiamo tantissime energie. Quante volte ci siamo chiesti, ad esempio, non so, magari discutendo con qualcuno dove non ci trovavamo ben d'accordo, ecco, ben in sintonia, e ci siamo trovati a dire che gettiamo le parole al vento, no? Buttiamo parole all'aria, quindi è come buttare via del tempo, spendere del tempo per qualcuno che non avrebbe mai orecchie per sentirci. Ecco, se vogliamo, questa similitudine, questo discorso qua può essere paragonato a quello che è proprio un buttare energia, ok? E per un qualcosa che in realtà non avrebbe, come dire, un tornaconto, ecco. Tante volte quando abbiamo fatto le nostre dirette vi ho parlato del discorso di dove l'attenzione va, quindi dove va il nostro pensiero, l'energia scorre, no? E l'energia scorre ma ritorna anche indietro dal momento in cui noi lavoriamo per obiettivi, quindi quando otteniamo qualcosa rispetto a quello che noi vogliamo ottenere, e chiaramente questo ci ritorna indietro, ci ritorna più forte, ecco, rispetto a prima, quindi per questo che il perseverare per obiettivi ci aiuta tantissimo nella nostra vita. E ecco, questo è l'esatto esempio di questa interazione, di questi giochi, diciamo, di potere e di energia. Questo è l'energia che si muove, l'energia che scorre in questo modo. Ecco, il discorso del fatto che gli esseri umani si siano sempre sentiti, come diceva James Redfield, si sono sempre sentiti disconnessi da una fonte sacra,
appunto, hanno soddisfatto il loro bisogno di energia prevaricando gli altri. Perché? Perché la loro energia non la vanno a cercare dentro di loro, la vanno a cercare lì fuori. La differenza principale sta nel riuscire a creare, e questo è un po' il lavoro difficile, ok? Che non è un lavoro che si impari in un corso o semplicemente ecco così raccontandocela e dicendocela, ma è proprio cercando di creare quel collegamento, quel ponte sottile che ci collega con la nostra anima. Ecco, quella comunicazione è uno scorrere di energia. È un qualcosa che ci carica, che ci, come dire, ci crea uno scambio continuo e costante di energia l'uno con l'altro. Ecco, questo scambio continuo e costante di energia con noi stessi rispetto a quella che è la nostra anima, è quel collegamento interiore che poi ci lega a questa fonte sacra. Ok? È proprio quella connessione che ci fa sì che noi non abbiamo più, diciamo, come dire, l'intenzione di spingerci verso l'esterno per andare a cercare energia, ma la troviamo dentro di noi. La troviamo dentro di noi attraverso un ascolto interiore, attraverso una capacità che andiamo a sviluppare piano piano, della quale siamo dotati tutti, di poter metterci in collegamento con la nostra anima, con la nostra parte più sottile. E questa è la grandissima differenza, perché in questo modo, appunto, non abbiamo più bisogno di andare a prevaricare gli altri per riuscire ad acchiappare la loro energia. La competizione che si va a creare nei confronti dell'altro è la causa di ogni conflitto, in generale, a 360 gradi, anche nella vita di ogni giorno. Se andiamo a guardare questa situazione, questa affermazione, in realtà la possiamo veramente prendere e porre a 360 gradi attorno a noi, rispetto a qualsiasi situazione di conflitto che noi vediamo in quel momento. Ecco. Questa è la profezia di Celestino. È come la profezia di Celestino parla di conflitto, quindi parla di guerra, parla di lotta al potere, lotta all'energia, ecco, e ne parla appunto nel 1993. Ora vorrei invece leggervi una canalizzazione che è stata fatta oltretutto il 28 di febbraio 2021, quindi esattamente un anno fa. E di questa cosa sono piacevolmente colpito perché non l'avevo preparata, non l'avevo programmata, ma è un qualcosa che mi tocca veramente tanto internamente, perché non avevo visto la data ed è esattamente il 28 febbraio 2021. E allora, era durante un incontro diciamo, di ricerca, di sperimentazione, dove ho fatto scrittura automatica. E tanti di voi sanno già, perché mi hanno già sentito, mi hanno già visto diverse cose. Quando faccio scrittura automatica vado in stato di trance, quindi di conseguenza non ricordo quello che poi scrivo. Ed è stato molto interessante questo momento qua, perché si è presentata questa entità. E questa entità, come dire, è arrivata a parlare di un qualcosa, diciamo se vogliamo, di filosofico, no? E parla del conservare. Ecco, cosa significa conservare? Vi leggo anche le domande che poi sono state fatte a questa entità, dove dopo ha dato svariate risposte. Dice: conservare i momenti. Quando andai nella valle a nord della Francia, così sono arrivata. Grazie, posso servire onestamente. Non conservo un nome, ma potete chiamarmi in questo momento Minerva. Sono una signora che ha visto morire tanta gente durante la guerra mondiale. Il dolore mi ha chiamata a sé e questo mi ha portato la saggezza nel cuore. Parleremo quest'oggi del conservare, che non significa attaccarsi, ma aprirsi a possibilità nuove ogni giorno. Abbiamo trovato ricordi onesti. Così era un tempo, per mano di quelli che invece hanno scatenato un panico sulle nostre vite. Bene, noi conserviamo solo quei momenti brutti nella nostra mente. Quelli non paga niente, nulla ritorna se non un senso di deperimento della vita. Ma quando succede che stiamo male, i momenti belli riaffiorano. Ecco come conservare, l'esatto contrario, conservare del passato quello che ci ha insegnato. Il sublime pensiero che tutto può accadere in qualsiasi momento nella vita è un'esperienza meravigliosa. Suonano campane di gioia in ogni momento, come questo vostro suonare. E qua ho messo l'appunto che
manifestazioni sonore nello strumento a Ferrara. Ecco, eravamo oltretutto a distanza perché mi trovavo a casa mia e Roberto, che ne approfitto se sta guardando la diretta, lo saluto tantissimo. Praticamente aveva la sua strumentazione appunto a Ferrara e quindi si sono rilevate delle vibrazioni e dei suoni, ecco, a distanza. La domanda che è stata fatta a Minerva è questa: quanto conservare gli insegnamenti della vita aiuta nel mondo spirituale? E Minerva risponde, dice: ma certamente un qualsiasi ricordo può portare con sé dell'emozione che compare come vissuto quando raggiungi la capacità di analizzare l'esperienza, questo sicuramente, ma serve soprattutto a voi incarnati, il giusto conservare rende la vita meno amara. Sovente qualcuno ha malumore, ma questo perché non pensa all'insegnamento che, seppur nascosto spesso da una sensazione di inadeguatezza, porta a provare frustrazione. Invece bisognerebbe guardare questo come una nuvola passeggera. Ciao Carla. L'altra domanda che è stata fatta a Minerva è: di fronte a una malattia grave, quale può essere la fonte di insegnamento? E Minerva dice: necessariamente, dal vostro vedere, ha sempre un'accezione negativa, ma prova a pensare che la morte non esista e trova già risposta alla vostra domanda. Anche per me, ho pianto tanto che non puoi immaginare cosa significava una guerra. Questioni puramente umane e qualche volta disumane. Ma questo sicuramente, questo è mutato quando sono tornata a essere anima e spirito nello stesso tempo. Questa situazione può essere assurda e irreale, ma spesso si confondono le realtà. In questo momento stanno morendo persone, ma è solo un pensiero, perché voi siete lì. Ecco, in questa affermazione veramente si apre un mondo, un panorama, perché come dire, ha messo in questa affermazione tantissimi punti di vista. Perché dice, allora analizziamolo poi un po' più nel dettaglio, no? Perché poi diventa anche interessante, insomma, riuscire a, come dire, a leggere tra le righe. Dice: necessariamente dal vostro vedere ha sempre un'accezione negativa, ma prova a pensare che la morte non esista e trova già risposta alla vostra domanda. Quindi ci invita appunto a non considerare il discorso morte, ma il discorso, diciamo, di un continuo della nostra sopravvivenza. Poi parla della guerra, dice anche: per me, ho pianto tanto che non puoi immaginare cosa significava una guerra. Questioni puramente umane, qualche volta disumane. Dice: ma sicuramente questo è mutato quando sono tornata a essere anima e spirito nello stesso tempo. Quindi ha parlato proprio della sua sensazione, quindi di quando è andata nell'oltre e del fatto che si è sentita connessa con il suo stesso spirito. Quindi lei si è sentita anima, ha preso coscienza della sua anima e ha preso coscienza dell'essere superiore che aveva, come dire, in rapporto alla sua anima stessa. Questa situazione può essere assurda e reale, dice, ma spesso si confondono le realtà. Beh, questo molto spesso, dall'oltre, parlano che chi dorme siamo noi, ecco. Quindi cercano sempre di farci capire che la realtà, ecco, vera è la realtà dell'anima, la realtà, diciamo, della nostra parte animica. Quindi quando andiamo nell'oltre, lì è la vera realtà. Dice, in questo momento. Poi dice: stanno morendo persone, ma è solo un pensiero perché voi siete lì. Quindi parla di una disconnessione rispetto a quello che è il pensiero, ecco, rispetto a quello che sta accadendo in questo momento. È come se noi ci dovessimo, come dire, connettere, no? Ad ogni situazione, a tutto quello che accade nel mondo, in questo momento, in questo istante, sentissimo costantemente come dire, queste vibrazioni, questa energia, questa sofferenza, questo continuo ricambio, continuo ricircolo. Qua si va nel dettaglio di quella che è quindi la situazione. Infatti lei tende a dire: in questo momento stanno morendo persone, ma è solo un pensiero perché voi siete lì. Quindi è come se lei dicesse: voi non ci state facendo caso perché siete lì, state pensando a un'altra cosa, non state pensando a quello. E quindi è in realtà un po' un farci capire, ecco, dove stanno, ecco, dove stanno diciamo, i pensieri, dove stanno le parole, dove stanno le emozioni. È un dare una collocazione a diversi aspetti. E questa è una cosa bellissima. È una cosa bellissima perché va veramente nel dettaglio di quella che è l'energia, ma da quella che è un po' la prospettiva anche dell'oltre, no? L'altra domanda che è stata fatta è una domanda molto tosta. È molto tosta, che però porta una, come dire, una risposta
molto altrettanto forte. Dice: quale insegnamento porta la morte di una persona a chi rimane in vita? E la risposta è stata questa. Come puoi immaginare, ognuna persona non trova pace all'avvenire della morte fisica. Ma se pensi che tutti possono assumere la stessa visione della morte stessa, solo allora essa cessa di assumere quella sua caratteristica. In sostanza, quello che lei vuole dire tra le righe è questo: se tutti ci sforziamo di pensare che la morte in realtà è solamente un passaggio ad un'altra esistenza, la morte cessa di avere quella funzione, diciamo che noi ad oggi, come dire, la viviamo e, come dire, troviamo quella sensazione di pace che oggi purtroppo non riusciamo ad ottenere. Dice, come puoi immaginare, ognuna persona non trova pace all'avvenire della morte fisica, ma se pensi che tutti possono assumere la stessa visione della morte stessa, solo allora essa cessa di assumere quella sua caratteristica. Ogni persona ci si trova davanti. E per questa persona inizia a farsi la domanda e così si muove in cerca di risposta, quindi è proprio questo il, come dire, il gap, no? È come se tu ti ci trovi davanti, quindi di conseguenza vai in cerca di risposta e non riesci a trovarla perché ti ci ritrovi davanti e ti riscontri di nuovo con la stessa identica visione. Dice, non capita spesso che un quesito di questa importanza si risolva in una vita. Questo è solo un piccolissimo quesito millenario, quindi lo dice un po' con una sfaccettatura ironica. Ecco, adesso arrivo, Gabriella, leggo la tua risposta. Dice, cioè, lo fa con una sfumatura ironica, però è molto divertente perché dice: non capita spesso che un quesito di questa importanza si risolva in una vita. È ovvio, tante persone ci sono ritrovate a fare i conti. Ecco, magari, come ho detto anche in qualche altra diretta, abbiamo disimparato, come dire, a studiare quella che è anche la morte, perché ovviamente abbiamo riconosciuto in lei una nostra paura. E questo è un qualcosa, ecco, che ci blocca, ci frena in quella che può essere una crescita, però è anche difficile riuscire a vederla in un altro modo, riuscire a percepirla in un altro modo. Gabriella. È vero, cerchiamo di partecipare o immedesimarci in una guerra esterna a noi e non troviamo modo di renderci utili. L'unica cosa che possiamo e dobbiamo fare è far pace con noi stessi. Assolutamente sì, è vero. Il trovare l'equilibrio è un qualcosa che ci aiuta e ci aiuterebbe veramente tanto, perché appunto, come dicevo prima, è proprio una questione di energia, no? Una questione di scambio reciproco di energia, ma con noi stessi, con la nostra anima, con la nostra parte animica, è proprio il fare pace con la nostra anima, ecco, l'affidarci, se vogliamo, anche alla nostra anima, perché noi siamo qua per un compito, siamo qua per un percorso che la nostra anima è venuta a fare e il lasciarla lavorare è la cosa più bella che possa esistere. Perché appunto lasciarla lavorare, lasciarla fare il suo percorso, la sua realizzazione come anima, quindi la sua esperienza di vita, è un qualcosa che, come dire, ci aiuta a prenderci per mano, a prendere il nostro io che prende per mano la nostra anima, quindi un qualcosa che riguarda noi stessi. Tiziana, adoro la loro sottile ironia. Assolutamente sì, è veramente fantastico. Poi magari se ci rimane un po' di tempo questa sera avremo una mezz'oretta in più, mi diceva Gaetano. E quindi ecco, stiamo qua, ecco, anche un'oretta, ecco. Stiamo qua, parleremo un pochino di tantissime cose, quindi cercheremo, ecco, un attimo, vi invito a stare tutti qua, a stare svegli, a insomma, cercare un attimino di scambiarci, ecco, delle opinioni, dei pareri, parleremo di medianità, di spiritualità, quindi per me è un piacere essere in vostra compagnia questa sera e essere, diciamo, a vostra completa disposizione. Quindi poi magari inizieremo, ecco, al fatto se avete delle domande, fatele tranquillamente, a me fa molto piacere. Tiziana, essere centrati e mandare luce. Assolutamente sì, la luce deve provenire da dentro di noi, quindi il fatto di iniziare a percepirla ci aiuta perché in questo modo riusciamo a spingerla al di fuori, quindi mandarla agli altri. Ecco. Ecco, Violetto di Minerva. Violetto di Minerva, e la cosa imbarazzante, oltre al fatto che la canalizzazione è stata fatta il 28 febbraio 2021 e oggi ricorre proprio l'anno esatto dalla canalizzazione, questo è veramente, come dire,
imbarazzante perché me ne sono accorto in questo momento, quindi mentre stavo facendo la diretta e niente, è per caso. E, la cosa, diciamo, che mi ha suscitato più, come dire, più curiosità è stato l'andare a cercare il significato. Perché allora questa entità, come vi dicevo, dice non conservo un nome, ma potete chiamarmi in questo momento Minerva. Io poi, siccome sono una persona pochissimo curiosa, pochissimo, sono andato subito a ricercare su Google un nesso, un collegamento, quindi di questa Minerva con la guerra mondiale. Avevo già, come dire, un po' una sensazione che riguardasse la prima guerra mondiale. E scrivendo Minerva, prima guerra mondiale, è salta fuori una cosa abbastanza interessante, ecco, che per me è stata una conferma, se vogliamo. Quello che conta più di tutto in ogni caso è il significato, il messaggio che lei è venuta a dare. Ha dato dei messaggi che sono veramente fantastici. Ma è proprio in realtà il messaggio, ecco, sul quale vi invito, ecco, a concentrarvi. Anche se comunque l'evidenza è stata abbastanza interessante. Perché dice, cercando appunto Minerva, prima guerra mondiale, ho trovato una corrispondenza. Oltretutto anche che riguarda, se vogliamo, un po' la Francia. Ma in realtà è un po' di più il Belgio, se proprio vogliamo, e dice che Minerva era un autoblindo di fabbricazione belga utilizzata durante la prima guerra mondiale per la guerra di trincea. Ecco, questo è un qualcosa, e soprattutto è stata famosa questa autoblindo per la battaglia di Liegi, che è stata appunto combattuta in Belgio durante la prima guerra mondiale. Quindi questo è stato un aneddoto, ecco, molto, molto interessante perché poi ha avuto un riscontro, ecco. È sempre importante andare a cercare questi riscontri anche per una tangibilità di quelle che sono le comunicazioni, ecco. E, mi ha fatto veramente tanto piacere questa canalizzazione qua, e tutte le volte mi mordo le mani perché andando in stato di trance, quindi non ricordandomi quello che poi effettivamente esce fuori durante la scrittura automatica, mi viene anche un po' nervoso perché mi piacerebbe fare delle domande, quindi mi piacerebbe essere, come dire, attivo da questo punto di vista, però purtroppo non si riesce, quindi va bene, mi affido ai miei validi compagni di viaggio, ecco, che possano fare le domande loro alle entità quando si palesano. Insomma, sono veramente molto contento. E, Minerva è stata veramente una canalizzazione molto interessante e ha parlato della guerra, quindi per andare a chiudere il nostro discorso guerra, poi inoltrarci e addentrarci a quelle che sono le, come dire, altre situazioni. Chiudiamo un attimo il discorso. Katia, grazie a te, veramente. E per terminare questo discorso è proprio questo, che non c'è mai una, come dire, una motivazione vera a quella che può essere la guerra, perché è solamente qualcosa di impulso, una lotta al potere. È un qualcosa che, come dire, ci porta sempre in una costante divisione di noi stessi, divisione soprattutto in termini di distanza tra noi, quindi tra il nostro io e la nostra anima, che è quel ponte che in realtà noi dovremmo cercare di andare a fortificare, a stringere, a volere a tutti i costi. Perché questo? Perché più noi sappiamo, cosa la nostra anima, ci porta a vivere, più troviamo in noi stessi la pace e troviamo soprattutto quella sensazione forte di amore che ci unisce. Quindi è proprio l'esatto contrario. Ecco, il trovare di nuovo quella connessione con noi stessi ci aiuta veramente a fortificare questo legame e a sentirci in pace, perché finalmente ci diamo un senso a quella che è la nostra vita. Ci diamo un senso perché la nostra anima è qua per affrontare un cammino e quindi di conseguenza affrontando il cammino ci porta passo dopo passo all'interno di una via che va ad amplificare e ad aumentare sempre di più quello che è il bagaglio delle nostre conoscenze e delle nostre sensazioni, ce le porta nella nostra vita. Ecco, questo è, come dire, è un aspetto, questo è quello che, appunto, riprendendo un po' il discorso che abbiamo fatto prima, questo è un aspetto della consapevolezza. Questa per me è consapevolezza. Consapevolezza del fatto che si ha sul fatto che la guerra divide e l'amore, come dire, il rapporto con la nostra anima in realtà unisce. Ecco, quello che vi invito ovviamente a fare è un po' quello che è stato fatto anche durante la diretta con Gaetano Edel, Max, e c'era anche Slavi. E appunto di
meditare tanto e di inviare tanta luce e tanto amore a chi sta soffrendo in questo momento. Ecco, questo è il mio, come dire, mi aggrego alla vostra preghiera, mi aggrego alla vostra meditazione, alla vostra energia, perché è importante. È importante perché in realtà siamo tutti strettamente collegati, quindi abbiamo parlato spesso durante le nostre dirette, no, di energia, quindi di unione, di interazioni energetiche. In realtà, anche se non conosciamo il prossimo, è un qualcosa che ci riguarda direttamente. Ci riguarda direttamente perché siamo costantemente all'interno di questo circuito, di questa meravigliosa maglia che è la nostra energia. Siamo tutte anime e siamo tutte anime in viaggio, quindi non c'è un'anima meritevole e una meno meritevole, c'è un essere insieme, c'è un essere su questo mondo insieme facendo determinate esperienze e una crescita, diciamo, insieme come gruppo di anime. Ecco. Andrea, la prima volta che ti ascolto meravigliosamente, nonostante parli di guerra, mi trasmetti pace e serenità. Grazie Andrea, grazie mille. Katia, bellissima la meditazione, l'altra se non grande energia, assolutamente sì, Tiziana. È veramente, veramente forte, ecco, questi momenti di, come dire, di aggregazione dove poi, come dire, tutti ci prefissiamo un unico obiettivo. È veramente una gran canalizzazione di energia verso, come vi dicevo, dove va l'attenzione l'energia scorre, quindi dove va il nostro pensiero, là va l'energia. Andando in quella direzione siamo tutti sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda, come se fossimo tutti insieme in quel momento, seppur distanti, seppur ognuno nelle proprie case, però è veramente un avvicinarsi con l'anima, ecco, e darsi a pregare con l'anima, assolutamente sì, è quello che intendevo io prima con il rapporto con se stessi, ecco, e raggiungere appunto l'anima. Ecco, chiudiamo il tema guerra, quindi cerchiamo un attimino di chiudere questo tema ed essere vicini appunto a chi sta soffrendo in questo momento, da una parte e dall'altra veramente, e cercare insomma di trovare dentro di noi l'energia giusta da trasmettergli. E riapriamo un altro tema, che è quello della crescita, quindi dell'energia, dello sviluppo, del continuare, del proseguire quello che è un cammino spirituale. Ecco, appunto, io questa sera non mi aspettavo, ecco, di avere una diretta più lunga, quindi staremo insieme anche un'altra oretta, perciò vi invito tranquillamente, se avete delle domande, fatele assolutamente senza nessun problema, sono qua a vostra completa disposizione. Ciao Anto. Ecco, parlando di crescita e di sviluppo, io vado avanti a spromba tutto, ecco, se c'è qualcosa fermatemi, mi raccomando, senza nessun problema. Ecco, parlando di crescita e di evoluzione, dall'oltre tendono sempre a specificare questa crescita, ma questa crescita poi in realtà come avviene? Questa crescita avviene un po' come prima ha detto Allan Kardec nella parte, ecco, lì poi l'ha detta nella parte della guerra, però in realtà se andiamo a vedere nell'indice in realtà ce ne sono diverse argomentazioni di questa tipologia nel libro degli spiriti e si parla proprio di crescita e di evoluzione della nostra anima attraverso dei percorsi, percorsi come? Di vita. Ecco, diciamo che l'evoluzione non cessa con la vita fisica, ma prosegue anche nell'oltre. Prosegue nell'oltre perché? Perché l'anima si affianca in un percorso di evoluzione attraverso altre anime. Quindi è un po' come un seguirsi, è un continuare a crescere insieme, a relazionarsi insieme, a parlare insieme e via via, come dire, l'anima cerca di, come dire, migliorarsi sempre di più. Migliorarsi sempre di più perché? Perché appunto il fine ultimo per la nostra anima è quella di, come dire, raggiungere la pienezza dello spirito, ecco. L'anima, come vi dicevo, è un traghettatore, è quella che porta dal nostro io, quindi dal nostro vissuto conscio, terreno, porta le esperienze allo spirito, le esperienze allo spirito tradotte come in emozioni, in vissuto. Ecco, l'emozione è un qualcosa che riguarda l'anima, l'esperienza è qualcosa che riguarda lo spirito. Ecco, questo movimento, questo continuo trasporto. Giovanna, grazie mille, sono veramente molto grato. E questo trasporto di queste emozioni, di questo bagaglio di esperienza, cosa fa? Fa sì che la nostra anima prenda sempre più coscienza. E quel confine labile che separa il nostro io e la nostra anima, via via si assottiglia sempre di più. Perché
Perché appunto il fine ultimo è la comunicazione con la nostra stessa anima. Comunicazione con la nostra stessa anima, che ovviamente quando noi parliamo di essere in ascolto della nostra anima, non vuol dire che in quel momento noi personifichiamo la nostra anima. È molto difficile personificarla, ecco, in un momento cosciente, quindi durante la vita di tutti i giorni la coscienza gioca un ruolo fondamentale. Noi tante volte siamo convinti di star parlando con la nostra anima, quindi di parlare con la nostra anima, ma in realtà stiamo parlando con il nostro io. Ecco, in questo momento io in questo momento sono Noah, ecco, non sono la mia anima. Però è importante, ecco, questo collegamento, ecco, questo ascoltarsi, questo mettersi in ascolto di se stessi e mettersi in ascolto rispetto a quello che è il nostro sentire, le nostre sensazioni. Perché dico sempre sensazioni? Perché quelle sensazioni vanno a pescare all'interno del lago del nostro inconscio. Quindi abbiamo parlato di coscienza, abbiamo parlato di inconscio. Quindi coscienza è ciò che è conosciuto, inconscio è ciò che ancora non si conosce. Inconscio è un qualcosa che non ci è dato conoscere al momento, diciamo, di uno stato vigile. Però in realtà durante tutta la fase onirica, ad esempio, per quanto riguarda il discorso dei sogni, è un qualcosa che ovviamente noi attingiamo sempre. Ecco, facciamo che apriamo il tema sogni questa sera, perché mi sento abbastanza, come dire, dentro al tema dei sogni. Tante volte si è disquisito, no, del discorso di sogni lucidi. Oppure no, quindi di conseguenza, quindi quando un sogno è lucido, quando un sogno è legato al nostro inconscio, quando invece magari è un sogno premonitore o cose di questo tipo. Allora, iniziamo, io vi parlo sempre per esperienza, quindi vi dico, il mio percorso è fatto di ricerca, è fatto di una curiosità estrema, quindi vado veramente in profondità quella che è la ricerca e mi piace riportare quella che poi è stata anche la mia stessa esperienza, ecco. Quindi per me è piacevole scambiare e condividere con voi questi aspetti. Mi interrompo un attimino. Dalise, scusa la domanda, quando vanno nell'oltre, chi è anziano si ritrova più giovane nel momento migliore della sua vita? E tante volte da Lise può succedere che quando vanno nell'oltre effettivamente si dimostrino a chi li conosceva nella loro parte migliore, nel loro momento migliore, nel loro momento più rigoglioso della vita. E questo perché ci tengono a far capire che stanno veramente bene. In realtà l'anima quando va nell'oltre non conserva le caratteristiche fisiche, diciamo, che ha nel momento in cui è in vita, però in quel momento, quando raggiunge l'oltre, tende a far sapere alle persone, ecco, che l'hanno vissuta, che si trova veramente in uno stato di serenità, di gioia, di vigore, ecco, vigore rigoglioso della vita, ecco. Quindi è probabile che si mostri, ecco, nel momento migliore della sua vita, assolutamente sì. Katia, parlando di crescita e di evoluzione spirituale, quanto della nostra intelligenza animica partecipa, nel senso il lato di noi buio, meno evoluto, in cosa trova la scintilla necessaria ad intraprendere più alti stati di coscienza? Spero di essermi spiegata. Guarda, Katia, vai tranquilla, ti sei spiegata benissimo in realtà. L'unico che faccio un po' fatica a leggere, spero di. Ok, ti ringrazio dal tuo punto di vista per la tua maggiore disponibilità, grazie a te, sempre grazie a te. Allora, per quanto riguarda il discorso di crescita e evoluzione spirituale, quanto della nostra intelligenza animica partecipa? Allora, partecipa in realtà una parte molto piccola. Molto piccola perché? Perché tendenzialmente quando noi, come dire, in un certo senso facciamo una determinata esperienza della nostra vita, difficilmente ci troviamo ad ascoltare, cerco di spiegarmi in un modo chiaro, ecco, spero di riuscire a spiegarmi perché la domanda che hai fatto è bellissima, è stupenda, però veramente merita, come dire, una spiegazione molto profonda. Perché dice, allora, quando noi viviamo una determinata esperienza della nostra vita, difficilmente ci troviamo, quando abbiamo terminato l'esperienza, a viverla e ascoltare quello che è il significato dell'esperienza che noi abbiamo appena vissuto. Cioè, quando viviamo questa esperienza, solitamente facciamo il bilancio dell'esperienza che abbiamo appena vissuto in un modo razionale, ok? E tante volte diciamo, sì, ma sì, dai, è stata un'esperienza piacevole, ok? E ci fermiamo lì. Ci fermiamo lì, però in realtà quell'esperienza piacevole ci ha portato in noi delle emozioni
che hanno significato qualcosa. E il fare il bilancio, ecco, di quelle che sono le emozioni, quindi mettersi in ascolto, capire l'emozione nuova che ti è giunta attraverso quell'esperienza e rapportarla a quella che è la vibrazione della tua anima, è un qualcosa di veramente complicato. Quindi già lì, insomma, abbiamo una crescita di evoluzione spirituale e sulla nostra intelligenza animica, appunto, che partecipa, in realtà della nostra intelligenza animica c'è poco, perché l'anima in quel momento ascolta se stessa, ma non è tanto il gioco del farla ascoltare a lei stessa, cioè nel senso come anima, ma è quanto il riuscire a farla arrivare nel nostro conscio, quindi nel nostro io qua, nel prendere coscienza di quella che è la nostra anima. Prendere coscienza della nostra anima nel qui e ora significa proprio, come dire, creare un ponte, un legame dove quello che la nostra anima vive è quello che io rifletto all'interno di me. Ok? Cioè, ho cercato di spiegarmi, ecco. Nel senso, il lato di noi buio, meno evoluto, in cosa trova la scintilla necessaria ad intraprendere più alti stati di coscienza? Allora, il lato di noi buio, meno evoluto, riguarda, solitamente viene sempre paragonato al nostro conscio, non viene mai paragonato alla nostra anima. Perché questo? Perché il nostro lato buio non è animico, la nostra anima è luce. E il nostro lato buio riguarda il nostro conscio, riguarda il nostro io, il nostro vissuto, che comunque può avere determinate sfaccettature che riportano a vite precedenti. Ma perché? Perché tendenzialmente la nostra anima, durante il suo viaggio, come dire, dimentica quello che è stata, ok? Ce l'ha dentro di sé, lo conserva come bagaglio personale e lo sotterra nel nostro inconscio. Sotterrandolo in quello che è il nostro inconscio, a volte vengono a galla degli aspetti che riguardano delle situazioni di vissuto precedente, ma per l'anima non c'è un buio e un meno buio, per l'anima è tutto luce. Quindi da questo punto di vista, ecco, l'anima trova sempre un modo di evolversi perché? Perché fa riferimento ad esperienze precedenti, senza contare appunto buio o cose di questo tipo, ma semplicemente attendendo all'evoluzione. Perché se determinate situazioni che, come dire, l'hanno portata indietro e del suo vissuto e in un certo senso non ha ben capito, non ha ben letto quella che era la lezione, quella che era l'emozione di questo vissuto, lì entra in gioco la scintilla, la vera scintilla necessaria dell'anima nel prendere coscienza di quell'aspetto per cercare di migliorarsi. Ecco. Quindi si traducono queste cose come dire, in lati bui del nostro carattere a volte o del nostro modo di essere. Ma perché? Perché in realtà dimentichiamo quello che poi l'anima in realtà ha vissuto nelle vite precedenti. Ecco, spero di essermi spiegato abbastanza bene. E Patrizia, ma i sogni possono essere anche lo sfogo della mente o emozioni che da svegli ci fanno male? Assolutamente sì, Patrizia. Adesso poi cerchiamo di andare nel dettaglio dei sogni, cerco di rispondere a tutte le domande e poi andiamo nel dettaglio dei sogni. Maria Rosaria, come si presenta un sogno lucido? Arriviamo, adesso iniziamo subito a fare un po' una spiegazione. Evolviamo spiritualmente solo qui, nella dualità, o la nostra evoluzione continua anche nell'oltre? Andrea, quello che dicevo prima, la nostra evoluzione non ha mai fine, va avanti anche nell'oltre, quindi è un qualcosa che prosegue, è un qualcosa di costante. Quando arriviamo nell'oltre, continuiamo la nostra evoluzione. L'anima tende sempre al miglioramento, costantemente. Katia, qualche giorno fa ho sognato mio caro nell'oltre, ero a casa mia, non lo vedevo ma sapevo che c'era, comunicavo con il pensiero e sentivo una gioia immensa nel saperlo vicino e vivo più di prima. Non è la prima volta che sogno quello che credo senta un medium. Credo senta un medium. Un'altra volta ho sognato che nella mia mente si inseriva un pensiero, non mio. È stata una sensazione forte e molto particolare, spero abbia un significato. Allora, non ho capito il discorso del medium, Katia, perdonami. Allora, mio caro che era nell'altro, ero a casa mia, non lo vedevo ma sapevo che c'era, ok? Comunicavo con il pensiero e sentivo una gioia immensa nel saperlo vicino e vivo più di prima. Non è la prima volta che sogno quello che credo sento un medium. Ah, ok, perfetto. Non è la prima volta che sogno quello che credo sento un medium, perfetto. Sogni quello che, diciamo, tendenzialmente, secondo te, un medium potrebbe sentire. Ok, un'altra volta ho sognato che nella mia mente si inseriva un pensiero. Ecco, questa cosa qua, Katia,
Intanto bellissimo, soprattutto il primo sogno, assolutamente sì, una sensazione piacevolissima. Dopo vi racconto il mio sogno, che è stato un qualcosa che mi accompagna e ancora mi sta accompagnando, una sensazione stranissima, però dopo vi racconto un mio sogno, ecco, a proposito di sensazioni strane nel sogno, ecco. Un'altra volta ho sognato che nella mia mente si inseriva un pensiero. Questa cosa è una cosa che succede abbastanza spesso, soprattutto quando i sogni hanno quella caratteristica di essere, come dire, di portare insegnamento. Perché proprio nel sogno c'è una dinamica che succede durante la notte, quindi di conseguenza, ecco, c'è un distaccamento del corpo astrale, quindi corpo astrale basso, corpo mentale basso, corpo astrale alto, corpo mentale alto, rispetto a quello che è il nostro, corpo fisico, quindi il corpo eterico che lo mantiene in vita. In questo distaccamento, in sostanza, è chiaro che si possono innescare diversi meccanismi, tra i quali anche il fatto che la nostra anima raggiunge l'oltre, ecco, per, come dire, andarsi a ricaricare un po' le pile, ecco. Quindi è come se dall'oltre l'anima iniziasse un attimo a tirare delle righe, a fare un resoconto di quella che è stata la giornata, magari la vita o qualche aspetto particolare che ha bisogno di entrare un po' di più in confidenza, soprattutto con la nostra guida o cose di questo tipo, e quindi entrare molto, ma molto, ma molto più nel dettaglio. In questo frangente può essere che tu la percepisca quando ritorni, diciamo, un pochino all'interno di quello che è il tuo corpo, tu la percepisca come se ci fosse qualcuno che ti stesse trasmettendo un pensiero. Tante volte può proprio succedere questa dinamica dove senti proprio una voce, che è come se qualcuno ti stesse parlando, però tu non ricordi quello che era tutto il messaggio. Ecco, magari ti rimane una parola, ecco, però è veramente, veramente bello. Dalisa, perché ti chiedo questo? Perché la mia mamma si è fatta vedere in sogno alla mia amica che dice era bellissima e molto giovane, non l'ha mai vista così. Ah, sì, può succedere veramente, è un qualcosa che succede, anzi, succede spessissimo questo. Dopo la dipartita nell'oltre, in sostanza, succede che arrivano in questa forma. Alessandra, domande. Ok, tu fai scrittura medianica? No, faccio scrittura automatica, è diversa. Se per scrittura medianica tu intendi scrittura ispirata, no, faccio scrittura automatica in stato di trance. 2. L'anima deve evolvere, motivo per cui viene sulla Terra. Ma cosa dobbiamo imparare veramente? Lo dovremmo capire attraverso le esperienze che ci capitano in questa esistenza? E sì. Assolutamente sì, ecco, questa è una delle tante, dei tanti aspetti, ma l'aspetto principale appunto è il trascendere, ok? È quello che un po', diciamo, prima stavo parlando, da quale prima vi portavo l'esempio, che è quello del ritornare, ecco, in contatto con la nostra anima, quindi del ritrovare quella comunicazione che vada un po' a bypassare quello che è lo stato di coscienza ordinario, perché la nostra anima, il prendere consapevolezza della nostra anima nel qui e ora, rende, come dire, un tutt'uno la vita stessa, perché prendi consapevolezza di quello che è il tuo percorso. La tendenza all'evoluzione dell'anima è un qualcosa che, come dire, la porta in un'evoluzione, in una crescita sempre più alta per raggiungere l'elevatezza dello spirito, ecco, che è un qualcosa che rimane appunto ancorato sempre nell'oltre. L'evoluzione completa per non avere più necessità di tornare sulla Terra, secondo te, consiste nel riconoscere che siamo uno in tutte le dimensioni, che dobbiamo agire in nome dell'amore, oppure riguarda più la materia? Allora, io intendo la prima parte, ok? Cioè, nel senso, la parte dove tu hai detto che dobbiamo essere uno in tutte le dimensioni, assolutamente sì, in ogni forma, in ogni aspetto, quello che appunto ti ho un po' risposto, se vuoi, con, diciamo, la domanda di prima, ma non per questo, ecco, significa che l'evoluzione sia completa e non si abbia più la necessità di tornare sulla Terra. Assolutamente no. È vero che un'anima, diciamo, si può riferire con uno spiritismo, ma anche in medianità, è disincarnata, ok? Quindi uno spirito guida, se così possiamo dire, cioè un qualcosa al di fuori di quella che è, diciamo, il ciclo delle reincarnazioni. Non è vero detto che non abbia più necessità di tornare sulla Terra. Tante volte si ha necessità di tornare sulla Terra per diverse missioni, diverse situazioni che le anime stesse vanno a vivere, ecco. Quindi c'è tutto un discorso di sviluppo. Non possiamo mai definire un qualcosa, ecco, per quello che è così veramente. Questo perché, Alessandra,
perché tante volte, tanto prima di tutto non abbiamo la verità in mano, quindi possiamo fare delle bellissime supposizioni, ecco, su quelle che possono essere le proprie esperienze, magari di canalizzazione oppure no, e però non abbiamo la verità. E l'altro aspetto, ecco, molto, molto profondo in realtà, è che il nostro io ci vincola tanto, cioè la nostra coscienza vigile è un qualcosa che, come dire, nel nostro vissuto ci aiuta veramente e ci va a, come dire, a fornire l'elemento necessario per fare l'esperienza, ma oltre c'è la nostra anima, che è un qualcosa che è, come dire, è molto più grande, ecco, molto più grande in termini proprio di comprensione, in termini di significato. Riuscire a raggiungere quel grado di consapevolezza è veramente molto difficile, quindi il cammino è molto 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 lungo. Spero, ecco, Alessandra, di essermi spiegato abbastanza bene. Katia, grazie mille a te. Monia, una volta ho sognato mio padre che è nell'oltre e mi ha detto che si trovava in una fabbrica, mi ha detto anche il nome. A me non diceva niente quel nome, mia madre mi ha invece confermato che quella fabbrica esiste e andando a cercare in internet costruiscono un macchinario che io da tempo cercavo. Fantastico, Monia. Direi che questo qua è proprio un, come dire, di un significato veramente, veramente intenso, veramente fantastico, esemplare. Ecco, queste cose, come dire, ricordano sempre e ti fanno sempre capire quando succedono queste cose che c'è un qualcosa di più grande, ecco, rispetto a quello che noi viviamo. E, come dire, ci dà la forza e ci dà la spinta giusta anche per andare avanti, per cercare sempre quel qualcosa di più, ecco, che va oltre. Patrizia, il sogno nel sogno, stranissimo, assolutamente sì, è una sensazione di quelle allucinanti, cioè a me è successo molto spesso di fare un sogno nel sogno e di non riuscire a svegliarmi, quello è qualcosa di pazzesco. Ecco, però tante volte, ecco, nel sogno lucido, la sensazione di non riuscire a svegliarsi è un qualcosa che il più delle volte, come dire, lo contraddistingue, quindi è qualcosa che può essere molto assimilabile a quello che è il sogno lucido, ecco. Andrea. Scusami, no, ma se continuiamo ad evolvere anche nell'oltre, perché dovremmo scegliere di tornare? Perché in realtà la carica e l'intensificazione delle esperienze fatte nel piano fisico, a detta ovviamente di chi è nell'oltre, quelle che sono le canalizzazioni che arrivano, sono molto, ma molto, ma molto, ma molto più efficaci. E anche perché c'è un concetto di crescita in collettività. In collettività come gruppi di anime. Quindi gruppi animici. Quindi l'esperienza sulla Terra, il tornare sulla Terra significa far crescere anche a livello vibrazionale quello che è il piano terreno, quello che è il piano fisico. E la crescita in gruppo, quella che è proprio la crescita in gruppo, come dire, aiuta, come dire, l'evolvere di tutta la situazione anche dall'oltre. Tiziana, ho avuto il privilegio di sapere durante una diretta della mia vita precedente e come si presenta la mia anima che la percepisce. Ora il mio obiettivo costante è di essere all'altezza. È una cosa molto 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 bella, perché chi è in grado di percepire l'anima dell'altro, ma è chiaro, tutti noi possiamo metterci in collegamento e in connessione con la nostra anima. Non è detto magari di riuscire subito a raggiungere quel livello di intensità, quel livello di complicità. È un qualcosa che richiede molto tempo, è qualcosa che richiede veramente di abbattere tantissime barriere mentali. Ecco, è un lavoro duro, estenuante, può durare anche più di una vita. Però è fantastico anche solamente l'iniziare a intraprendere un piccolo passo verso di essa nel nostro io, durante il nostro quotidiano, durante la nostra coscienza ordinaria, ecco. Roberto, un piacere averti qua questa sera, assolutamente, grazie mille. Grazie a te Katia, grazie Dalise, grazie Anna, grazie Alessandra. Donato, ciao Donato. Io entro ed esco dal corpo da piccolo con i viaggi astrali, è tutto spontaneo, ma sono cosciente di tutto e delle guide. Ma sono cosciente di tutto e delle guide ci stanno accanto. Assolutamente sì, fantastico, stupenda, è un'esperienza bellissima. L'avere coscienza dei viaggi astrali è un qualcosa che mi ha sempre affascinato tantissimo. Ho avuto una sola esperienza, Donato, dei viaggi astrali. E tutto è successo in realtà per pura casualità, perché mi trovavo in spiaggia, una domenica classica, insomma, in spiaggia, quindi sole, mare, vento, insomma, si stava benissimo. E dopo aver pranzato mi sono ritrovato a... Ciao Alina! Mi sono ritrovato a, come dire, a leggere Il dono dell'aquila di Carlos Castaneda, quindi libro molto tranquillo, romanzo, perché ovviamente si parla comunque di un romanzo.
E lì ci sono gli insegnamenti di Don Juan, no? Che sarebbe la guida in sostanza diciamo, del protagonista, dove praticamente parla del sogno, no? Di questo sogno, di questo fantomatico sogno, e spiegava come si faceva per fare il sogno, no? Una cosa un'altra. Io mi sono messo semplicemente a giocare, no? E proprio con un totale così disinteresse nel riuscirci, non riuscirci, non mi sono fatto, come dire, particolari problemi, ecco, da questo punto di vista. Ho detto, ma sì, dai, tanto sono qua, non sto facendo niente, ho appena finito di pranzare, sono al mare, si sta bene. E mi sono messo a giocare. Poi a un certo punto, io non lo so, mi sono addormentato, credo. Credo, e credo perché a un certo punto ero nello sdraio, mi ricordo di aver sognato, ecco, io lo ricordo come un sogno, ok? Una sensazione stranissima, come se la mia faccia fosse sprofondata nello sdraio. Avessi visto sotto la sabbia, quindi ero sprofondato, ho visto tutti i colori dello sdraio, ho visto il colore della sabbia, che avevano dei colori intensissimi, fantastici, bellissimi, e mi è piaciuto un sacco, e provavo con il dito a muovere la sabbia per fare dei disegni, ma non c'ero riuscito. Io dicevo, ma perché non ci riesco? Poi a un certo punto ho capito, ho detto, non è che forse sto facendo, come dire, l'esperienza del viaggio astrale. E poi a un certo punto, cosa succede? Che mi sono ritrovato catapultato in una sottospecie di ospedale, chiamiamolo così, no? Un ospedale abbandonato, no? E c'erano lì altre persone che stavano girovagando, però mi guardavano ma non dicevano niente. E a un certo punto ho detto, voglio provare a vedere se riesco a oltrepassare il muro, ed effettivamente ce l'ho fatta. Ecco, e poi mi sono svegliato, quindi questa è stata un'esperienza. Ecco, non so se, come dire, allora io l'ho vissuta molto come un viaggio astrale, quindi per me è stata un'esperienza di viaggio astrale, anche se è stata molto difficile perché proprio non capivo, ero scoordinato, non riuscivo a trovare veramente un nesso in tutto l'insieme di cose, però per me è stata un'esperienza molto piacevole, ti dirò, ed è stata l'unica che ho fatto da questo punto di vista. Però è una cosa che mi ha sempre affascinato, assolutamente sì. Monia, grazie, lo penso anch'io. Quando hai di questi riscontri ti spronano in maniera molto forte ad andare avanti, assolutamente sì, è vero. Sono delle grandissime batterie che ti attaccano dietro e vai come un treno proprio. Katia, sì, no, è veramente stata bella. Donato, sì, secondo me è un viaggio astrale, secondo me la tua, sai, avvengono all'improvviso. Può essere, assolutamente sì. È stata l'unica esperienza veramente che ho vissuto, ma così proprio in spontaneità, in tranquillità. E mi stavo chiedendo se effettivamente fosse possibile, insomma, ripetere quella che è l'esperienza, ad esempio, che raccontava Don Juan nel Dono dell'Aquila, appunto, di Carlos Castaneda. Ed è stato tutto così, spontaneo, meraviglioso. Cioè, è stata l'unica esperienza. Con rammarico, poi ho tentato anche altre diverse volte, ma non sono più riuscito, però è stato veramente, veramente molto interessante, veramente. Ok, ragazzi, allora, stavamo parlando del sogno, quindi ho visto che tanti hanno scritto di sogni e cose di questo tipo. Allora, partiamo da un presupposto del fatto che noi alterniamo i nostri momenti di veglia e momenti di sonno, insomma, dove dormiamo, dove la nostra coscienza viene, come dire, un attimo assopita e prende e prevarica quello che è il nostro inconscio. Il nostro inconscio, dove comunque ci ricordiamo che c'è tutta la sfera delle parti della nostra emozione, quindi tutto ciò che collega anche la nostra parte animica. Bene, allora, in questo momento, nel momento del sonno, noi abbiamo il corpo che sta dormendo, quindi che si sta riposando. Corpo che è tenuto in vita da quello che è il corpo eterico, che è un corpo sottile che si estende in uno strato aurico, alcuni dicono anche 5-12 centimetri, in realtà può essere 5-6 centimetri a distanza dal corpo fisico, viene identificato come bianco-bluastro ed è praticamente definita anche quella che viene chiamata l'aura della salute, quindi e ciò è l'indicatore, diciamo, del nostro essere in vita e che mantiene, diciamo, l'energia nel nostro corpo. Ok. Successivamente praticamente abbiamo il corpo astrale, che è il veicolo che ci aiuta appunto a muoverci, quindi come parlavamo prima di viaggi astrali, quindi è proprio il nostro corpo astrale che si sposta nel piano astrale, quindi in quella determinata frequenza di vibrazioni e ci fa fare le esperienze notturne. Il corpo astrale assieme, e perché non sarebbe nulla senza, al corpo mentale. Allora, questi due corpi, il corpo astrale nello specifico, è collegato alle nostre emozioni, è il nostro corpo emozionale.
Corpo emozionale che ci fa fare le esperienze anche durante il sonno, perché comunque anche noi quando sogniamo le nostre emozioni le proviamo, quindi questa cosa come dire, ha una spiegazione. Perché? Perché se fosse meramente come dire, un film senza, diciamo, senza emozioni, qualcosa di freddo, non avrebbe mai quel senso, quel significato di insegnamento. Questo insegnamento ci viene proprio riportato da quello che è il nostro corpo astrale, che è il nostro corpo emozionale. Corpo astrale che si divide in corpo astrale basso e corpo astrale alto. Queste due differenziazioni si hanno proprio perché in realtà il corpo astrale basso è un qualcosa di collegato appunto più al nostro inconscio, più a qualcosa che riguarda la nostra parte profonda, quindi qualcosa che viene a galla dal nostro inconscio, quindi da tutto ciò che non è conscio, che comunque appartiene al nostro vissuto e che comunque, come dire, lo lega a quello che è il nostro corpo astrale basso. Poi c'è il corpo astrale alto invece, che è dotato di una coscienza molto maggiore, che comunque raggiunge dei livelli vibrazionali anche maggiori, okay? Che quindi permette un contatto diretto con le guide, che quindi permette degli spostamenti anche di altre tipologie, di altro tipo, e in questi spostamenti, come dire, raccoglie tutti quelli che sono gli insegnamenti. È quello che rimane assieme al corpo mentale alto dopo, come dire, la nostra dipartita nell'oltre. Quindi si disgrega tutto ciò che riguarda il corpo fisico, il corpo eterico che non serve più perché il corpo non è più in vita, si disgrega quello che è il corpo astrale basso e si disgrega il corpo mentale basso che riguarda il nostro conscio, il nostro io. Rimane tutto il resto che appartiene alla nostra anima. Ok? Allora, specificato questa distinzione, questa divisione e andando nel dettaglio. Ci sono diverse sfaccettature di sogni, diversi gradi di sogni. È un po' come se noi affrontassimo i sogni, ok? Come se fossero delle vibrazioni o come se fossero come dire, quei sobbalzi, no? Che fa l'aereo quando inizia a prendere quota. Non so se, ecco, indicativamente voglio darvi una percezione, ecco, dei sogni da questo punto di vista qua, proprio perché è come se piano piano, più l'aereo sale, ecco, più, come dire, viviamo. Ciao Roberta, più viviamo come dire, un'esperienza, più viviamo questa esperienza qua. Partiamo dal basso, partiamo dal sogno che è definito dal nostro inconscio, un sogno che ha significato, perché tutti i sogni hanno significato, però sono collegati al nostro inconscio, quindi sono collegati al nostro bagaglio di vissuto della quale noi non abbiamo ricordo. Tendenzialmente il nostro inconscio fa parte del nostro io. Il nostro io ha bisogno di comunicarci delle cose, ce le deve far venire a galla e ce le fa venire a galla durante il sogno. Quindi ci porta in evidenza delle situazioni, determinati aspetti della nostra vita che, come dire, meritano un momento di attenzione perché? Perché nel nostro vissuto abbiamo bisogno, come dire, di portare a galla questa esperienza. Perciò ce li fa arrivare nella nostra mente conscia, noi ce li ricordiamo l'indomani e li elaboriamo, li processiamo. A volte basta anche solamente un'elaborazione mentale, quindi un'elaborazione razionale diciamo, del sogno avvenuto. A volte invece c'è bisogno, come dire, di un qualcosa di più forte, di un qualcosa di emozionale, ecco. E quando lo viviamo emozionalmente, come dire, abbiamo la piena consapevolezza, perché non dimentichiamoci mai che le emozioni sono qualcosa che riguardano la nostra anima. Ok? Bene, quindi questa è la prima fase di sogno. Poi, secondo alcuni, c'è anche una seconda fase di sogno dove all'interno del sogno stesso abbiamo un incontro fra quella che è la nostra coscienza ordinaria, quindi il nostro inconscio, cioè la nostra coscienza, pardon, la nostra coscienza non ordinaria, quindi il nostro inconscio, con un qualcosa che viene collegato come manifestazione della nostra stessa anima, quindi una comunicazione di tipo animico, che non sfrutta più il discorso del bagaglio dell'inconscio, ma sfrutta un qualcosa di un po' più complesso, quindi sfrutta delle situazioni dove ci fa vivere al nostro corpo astrale basso, quello che dicevamo prima, determinate esperienze, perché? Perché in questa esperienza ha bisogno di far venire a galla un messaggio da portarci a chi? Alla nostra mente razionale. Quindi è un percorso fatto inversamente, quindi prima chi comunica, l'attore principale è il nostro inconscio, poi chi comunica diventa la nostra anima, noi, e lo fa attraverso il corpo astrale basso. Perché lo fa attraverso il corpo astrale basso? Perché è la via più breve per arrivare alla nostra mente conscia. Poi c'è uno step successivo, e lo step successivo è quando arrivano appunto le comunicazioni. Queste sono vissute dal corpo astrale alto, quindi
Cosa succede? Corpo astrale alto, corpo mentale alto, piena coscienza di quello che è il sogno e in quel momento, come dire, siamo ricettivi e aperti e stiamo canalizzando tutto ciò che riguarda chi si avvicina dall'oltre, quindi può essere una nostra guida, può essere un nostro caro. Perché può essere un nostro caro? Perché in quel momento, ecco, tante volte quando si manifestano durante i sogni, perché in quel momento noi abbiamo i freni della nostra mente allentati. È come se la nostra mente fosse inibita. Questo perché? Perché il nostro corpo mentale basso si acquieta, trova la sua quiete, trova la sua serenità. E noi in quel momento abbiamo il corpo mentale alto che invece sta lavorando. Quindi da questo momento il nostro corpo mentale alto sta lavorando, si ritrova attivo assieme al corpo astrale alto e lì parte la discussione, parte la comunicazione fra noi e l'oltre. Perché noi ci riconosciamo intanto come anima senziente, quindi con una coscienza, no? La nostra anima prende la coscienza, prende lei le redini della situazione e inizia la fase di comunicazione dall'oltre. Ecco, in quel momento, ecco, l'attore principale non è più il nostro inconscio, non è più la nostra anima, ma è dall'oltre che arrivano. Quindi è dall'oltre che arrivano per darci determinate comunicazioni. Poi tanti dicono: eh sì, ma tante volte io faccio un sogno dove in realtà, adesso arrivo Gabriella e ti leggo, e leggo anche te, Dalise. Faccio un sogno dove in realtà, come dire, è come se fosse una preveggenza, no? Sogno delle cose che poi possano ritornare, che poi riscontro nella quotidianità. Assolutamente sì, può essere. Perché? Perché il nostro corpo astrale, che come dicevo è il nostro veicolo, si sposta in diversi piani. Solitamente nel piano astrale che incrocia anche comunque il piano del tempo. Quindi incrociando il piano del tempo, tante volte succede di imbatterci in un ricordo che dobbiamo ancora vivere, oppure un ricordo del passato della quale non abbiamo nessuna cognizione, ma andandoci ad informare troviamo, come dire, dei riscontri. Ecco, anche lì nel mondo dei sogni è sempre importante avere dei riscontri, sempre importante andare a cercare questo. Gabriella, ma c'è un modo per ricordare i sogni? Perché io credo di non sognare mai. Grazie. Allora, Gabriella, in realtà tutti noi sogniamo. Pochi di noi se ne ricordano. Io sono uno di questi e sogno solamente, a volte succede che tendo più a ricordare gli incubi che, diciamo, i sogni tranquilli. Però ecco, tanti utilizzano diversi sistemi. Io quello che consiglio sempre a tutti è che in realtà difficilmente possiamo ricordare quello che è il sogno, perché veramente dobbiamo essere in una situazione di quiete abbastanza forte. Ecco, però una soluzione potrebbe essere quella di tenere un quaderno degli appunti sul comodino e segnarsi quelle che sono le emozioni che si percepiscono la mattina appena svegli. Questo perché? Perché all'interno di queste, come dire, di queste emozioni c'è un, come dire, c'è un significato del sogno che abbiamo appena vissuto. Tante volte può succedere che ci svegliamo quando diciamo ci siamo svegliati con il piede sbagliato, no? Oppure con la luna storta o cose di questo tipo, ma in realtà può essere anche collegato semplicemente e banalmente ad un sogno che abbiamo vissuto durante la notte della quale non abbiamo ricordo. Ecco, il fatto di avere un qualcosa per potersi segnare ti aiuta a tenere un po' il filo anche delle tue emozioni e soprattutto la cosa bella è che ti mette in contatto con le tue emozioni, quindi ti mette in contatto con la tua anima, piano piano, leggermente, proprio lo fai in una maniera molto sottile, però è un entrare un attimo in contatto con te stesso, è metterti in ascolto, è un donarti del tempo. Ecco, altri utilizzano ad esempio la pietra di luna. E che dovrebbe aiutare a ricordare i sogni. Ecco, ho sentito spesso che viene utilizzata anche per questo motivo la pietra di luna. Ecco, questo è quello che io conosco, in realtà non conosco tanti altri sistemi. Dalise, io quando sogno non sento come non avessi più il corpo, a volte ricordo bene, altre volte no. E il nostro corpo appunto non c'è più in realtà. È proprio questa la sensazione, il fatto di essere liberi, di non avere più il corpo. Tante volte è successo spesso di aver sognato di essere una palla, di essere una palla di luce, quindi di non avere una forma fisica ben presente, ecco. Assolutamente sì. Donato, forse preveggenza, anche io vedo prima di là in astrale le cose che poi vengono qui in terza dimensione, tutto nei dettagli, è ben chiaro, poi verifico spesso.
le dico prima agli altri così da avere conferma. Assolutamente sì. Sì, preveggenza, ma proprio perché ci si sposta all'interno di quello che è un piano, che è il piano temporale, è il piano del tempo. Quindi tante volte chi ha doti, chi ha doni di preveggenza, sfrutta questo piano, o lo fa anche a volte inconsciamente, e ci si ritrova in mezzo perché si sposta molto ed è molto affine con quella dimensione. Assolutamente sì. Stella, ho preso l'abitudine di scrivere subito i sogni che faccio e ricordo. Quando vado a leggere mi sembrano film fantastici, veramente. Sì. Il fatto di andare a leggere i sogni è un qualcosa che veramente ti, come dire, ti sembra di non aver vissuto tu in prima persona. Sul momento hai ricordo vivo, quindi hai ricordo, hai le emozioni dentro quando lo scrivi, eccetera. E poi quando le vai a rileggere ti ritrovi, non so, sembra quasi di fare i conti con qualcun altro, però in realtà è sempre il tuo vissuto, ecco. Però l'emozione ti è rimasta dentro, l'esperienza ti è rimasta dentro. Ecco, questo è un qualcosa che collega molto spesso a quelli che sono i nostri sogni. Sì. Gabriella, grazie a te. Rossana, sognare neonati in situazioni angoscianti, quasi sentirli, cosa significa? Guarda, io non sono molto esperto, ti dico la verità, dei significati dei sogni, perché dipende sempre da, io come dicevo prima, no? I sogni sono un po' come delle tappe, dipende sempre da che tappa si è nella quale si è vissuto il sogno. Ecco, quindi non, da questo punto di vista, ecco, non saprei dirti, è chiaro che il neonato è un qualcosa che, come dire, in situazioni angoscianti, quasi sentirli, io penso che tu stia parlando praticamente di un neonato che urla. Ecco. Il neonato è un qualcosa di nuovo, è un qualcosa che riguarda la nostra anima. Okay? Il sentirli urlare angosciati può anche significare il fatto di doversi ricollegare a quella sfera, cioè alla sfera animica, e dover dare più spazio a quelle che sono i nostri. Le nostre esigenze, ma in termini proprio di necessità, come l'essere amati, come le emozioni, ecco. Quindi da questo punto di vista può essere questo il reale significato. Ecco, vado molto ad interpretazione, ti dico, mi sono affidato proprio all'interpretazione quasi più totale. Tiziana, nei sogni viene a trovarmi mio papà. Ultimamente mi ha fatto la sorpresa di portarmi la mamma. La volta dopo invece è venuta lei da sola, bello, stupendo, veramente bello, Tiziana. È un'esperienza veramente, veramente intensa. Quando sogni dall'oltre e sogni questo, è un qualcosa che ti scalda veramente il cuore. Ti scalda il cuore perché ti fa sentire poi sempre come dire, in stretto contatto come dire, in contatto e in collegamento con loro. E questa è una cosa meravigliosa. Stella, il mio babbo è venuto a dirmi che stava bene, tutto vestito di bianco ringiovanito. Assolutamente sì, come dicevamo prima all'inizio, hanno questa tendenza di arrivare proprio ringiovaniti, belli, solari, no? Del farsi vedere. Ecco, ma questo lo fanno anche durante i contatti, proprio arrivano nella loro forma più raggiante possibile, ma anche proprio come animo, come serenità, come forza, come carica, ecco perché arrivano anche molto cariche, ecco, hanno voglia di comunicare quando arrivano dall'oltre a parlare, quindi li senti proprio che arrivano con un'energia strepitosa e proprio arrivano così, cioè arrivano veramente ringiovaniti, no? Come se avessero trovato l'elisir di lunga vita, ed è proprio così. Rossana, un pomeriggio in dormiveglia ho sentito in mano il piedino di un neonato e mi sono spaventata. Sì, te lo credo, se lo senti proprio in mano, proprio così, palpabile, assolutamente sì. A me tante volte succede, e mi è successo anche molto spesso in dormiveglia, di sentirmi accarezzare i capelli, sentirmi accarezzare i capelli oppure la schiena, assolutamente sì. Federico, durante il sonno lo spirito è temporaneamente sciolto dal corpo, perciò raggiunge i piani superiori e va al cospetto di spiriti superiori per istruirsi. Può essere convocato anche in pianeti diversi dalla Terra, dove probabilmente è vissuto in altre esistenze, perciò è evocato come relativo spirito, rimanendo sempre legato ad un filo tramite il fluido cosmico. Infatti, anche se venisse un risveglio brusco, lo spirito avverte un istante prima e rientra nel corpo. Le sensazioni appena sveglio sono in relazione al viaggio effettuato durante il sonno, perciò sono importanti. Logico, appena siamo svegli, l'emisfero sinistro indicato alla codifica materiale elabora il sogno in merito alla nostra vita quotidiana. Ultimo aspetto, potrebbe risultare difficile interpretare come se vedessimo spezzoni di svariati film e volessimo riunirli in un'unica trama. Stella,
Sì, Federico, concordo pienamente con te, la descrizione è veramente molto, molto ricca, molto, molto piena. Sì, concordo, concordo appieno, è proprio così. L'ho in sostanza un po' riassunto, anche se in realtà ecco, l'unica cosa è che ad esempio io non ho letto, non sono, cioè, ho sempre parlato di anima anziché di spirito, perché proprio intendo proprio la parte animica come qualcosa che si distacca. Ecco, per tutto il resto sì, concordo, concordo appieno. Ecco. L'altra cosa che dicevi da questo punto di vista, ecco, per quanto riguarda il discorso della mia esperienza, volevo solo un attimo rileggerla perché dice: può essere convocato anche in altri pianeti diversi dalla Terra dove probabilmente ha vissuto in altre esistenze e perciò è evocato come relativo spirito. Ecco, da questo punto di vista, sul termine della molteplicità dell'esistenza, ecco, anche in altri pianeti, in altri contesti, sì, viene menzionato anche in quella che è la dottrina spiritista, assolutamente sì, e, può essere, come dire, chiamato in altre situazioni, assolutamente sì, ma può essere fatto anche in momenti di veglia. Questa è una cosa che avevo sentito, della quale ho letto un po' diversi tratti, diversi libri. Può essere richiamato anche in momenti di veglia, cioè noi magari stiamo vivendo la nostra vita tranquillamente e non solamente nel sonno, non solamente quando noi dormiamo, ma anche in un momento di veglia, la nostra anima può rispondere, diciamo, in altre situazioni, è come se noi interpretassimo la nostra anima come una sfera di luce, no? Chiaramente, essendo una sfera di luce, i suoi raggi possono andare ovunque. Quindi potremmo vivere, e in realtà lo facciamo, non abbiamo la coscienza, ma in realtà è come se noi vivessimo in più dimensioni contemporaneamente, già lo facciamo senza averne coscienza. Allora, Tiziana, grazie a te. Roberta, ciao, no, io quando sogno non mi rendo conto di star sognando. Mio figlio mentre sogna sa di stare nel sogno. Come è possibile? Questa è la presa di coscienza dei sogni. Ecco, l'altra parte come dire, l'unire, sai, prima abbiamo parlato, no, che nei nostri sogni ci sono diversi attori, no? Quindi il nostro inconscio, quindi la nostra anima, quindi magari qualcuno dall'oltre, insomma, che si avvicina e quindi vuole parlare a noi e via discorrendo. Ecco, quando la nostra coscienza, insomma, raggiunge, come dire, un confine labile con quello che è la coscienza della nostra parte animica, chiaramente si parla sempre di sfera di corpo mentale basso e corpo astrale basso, lì c'è l'incontro e lì c'è l'avvicinamento con l'oltre. E c'è la presa di coscienza di essere all'interno del sogno. Essere all'interno del sogno, quindi tu vai a comando del sogno stesso. Quello si chiama sogno lucido. Tu puoi dirigere il sogno. Puoi dirigere il sogno in base al tuo piacimento, in sostanza. Quindi è come se tu fossi in un mondo completamente nuovo, completamente diverso. Sei all'interno di quello che potrebbe essere o il piano astrale, quindi in quel caso prendi coscienza del tuo corpo astrale e viaggi con il corpo astrale, oppure prendi coscienza del tuo inconscio e inizi a costruirti, come dire, il tuo sogno, perché in quel momento, come dire, ti sei dentro a quell'esperienza. Quindi puoi veramente giocare con il tuo inconscio, sei a casa tua, è tuo. Fa parte di te, fa parte della tua anima, è un mondo completamente interiore fatto di tantissime possibilità. È una cosa molto, molto possibile. E ti dico una cosa che succede, Roberta. Tanti magari hanno più volte come dire, il concetto del sogno lucido, tanti invece non, come dire, non ne hanno idea, non riescono a prenderne coscienza. È quella differenza, ecco, che crea proprio il sogno lucido oppure no. Quando uno dice sto facendo un sogno lucido, in realtà è perché ti accorgi, prendi coscienza all'interno del sogno che stai sognando. Tante volte questo succede molto spesso negli incubi. Ad esempio, a me, ecco, personalmente, per quella che è la mia esperienza, io, ad esempio, quando sogno, quando sono all'interno di un incubo, mi ricordo, cioè, dico, sto sognando perché mi ricordo la realtà onirica, quindi prendo coscienza all'interno della realtà onirica e inizio a dire da quel momento lì in cui riconosco che sono all'interno di un incubo che è solamente un sogno e quindi di conseguenza mi sveglio. Quindi prendo coscienza e mi sveglio. Ecco, questa è la dinamica. E come può essere la dinamica quando stai sognando proprio che dici no, c'è qualcosa che non va e tutto
talmente tanto strano che, come dire, si desta la tua coscienza all'interno del sogno stesso e capisce di essere all'interno del sogno. Questa è un'altra cosa che è veramente fantastica, perché dici no, c'è qualcosa che non va, è tutto molto strano, e lì capisci di essere all'interno di un sogno. E posso capire tuo figlio tranquillamente, capisco anche te, perché tante volte a me succede di andare da una parte all'altra proprio in termini di sogni, quindi tante volte sogno e non me ne rendo conto, tante altre volte invece prendo coscienza, ma sono dei momenti. Monia, eccoti qua. È possibile percepire il nostro corpo astrale durante la meditazione? A me capita di andare in profondità abbastanza velocemente, ma non appena ricomincio a sentire il mio corpo mi sento come sospesa a 10 cm, mi percepisco soffice, non so come spiegare. Può essere che quella sia la sensazione? Assolutamente sì, del corpo astrale. Quindi la sensazione del corpo astrale è proprio, soprattutto nelle fasi dove ti addormenti, ti assopisci, ecco, più che addormentarti completamente, no, ti assopisci, è come sentirsi fluttuare. Quindi è come una sensazione di non avere più un'identificazione corporea, quindi due braccia, due gambe, eccetera, ma di sentirsi leggeri e fluttuare molto più in alto, ecco, rispetto a quello che è il proprio corpo. Può succedere 10 cm, può essere un inizio di distacco del corpo astrale, ed è un qualcosa che se ti concentri su quella sensazione, pian piano puoi usare sempre di più. È come se praticamente in quel momento tu riuscissi, come dire, a essere estremamente flessibile, quindi ad espanderti, quindi ad espandere quella che è la tua energia, ad espandere la tua vibrazione, a continuare a, come dire, ad allentare queste cose e pian piano, come dire, allargarti e consentire, ecco, di aumentare questo spazio. Prova a fare questi piccoli esercizi etici, cioè nel senso concederti proprio il tempo di ascoltare quella sensazione e di provocare quella che è una spinta, cioè un andare un po' oltre. Ecco, pian piano ci si può lavorare assolutamente. Federico, dottrina spiritista cristiana Allan Kardec, si possono evocare anche spiriti incarnati durante la veglia, concordo, assolutamente sì. Virginia Navas, una mia amica mi ha detto che ha sognato sua sorella mentre erano in un ascensore, ma lei è rimasta un po' turbata dal fatto che lei, la sorella, le diceva che aveva freddo. La sorella era tranquilla e più giovane. Cosa vorrà dire questo freddo? Bella domanda. Non ti saprei dire. Il freddo come sensazione è qualcosa che riguarda, come dire, io tendo sempre a dare dei significati che sono molto, come dire, borderline, perché in realtà il freddo è una necessità di essere scaldati, è una necessità di essere considerati, di essere coperti, quindi il freddo nasce per quello, non perché è il freddo, ma perché in realtà c'è una necessità dietro, che è la necessità di essere abbracciati, di essere considerati, di essere presi in considerazione, di essere coccolati, di ricevere emozioni in cambio. Ecco, potrebbe essere questo è il significato. Roberta, non ti fa, ho sognato di sistemare 7 libri e mentre mi svegliavo ho detto devo scrivermi 7 libri e 25. Questo 25 non aveva un significato nel sogno. La mattina successiva mio figlio ha fatto un esame e ha preso 25. Dove l'ho preso questo numero? Grazie, è bella domanda. È proprio quel discorso, no, che dicevamo prima, dello spostarsi all'interno del tempo, della linea temporale, e può essere legato proprio a questo discorso del 25, ecco. I 7 libri non ti saprei dire, quindi ecco, il numero 25 è sicuramente comunque è un numero significativo, ma in questo caso era un chiaro riferimento all'esame di tuo figlio la mattina successiva, assolutamente. A meno che in questi 7 libri, tu non prendi la 25esima pagina di ogni libro e ci trovi dentro il significato per te. Può anche essere, assolutamente. Roberta, grazie, grazie a te, figurati. Che meraviglia, no? Stasera ogni volta che mi è sorta una domanda da farti, hai risposto sempre prima che cominciassi a scrivere. Ma sono contentissimo, Gabriella, grazie. Grazie mille, vuol dire che siamo in sintonia, siamo in linea questa sera, quindi. Sono felice, ecco, di questa cosa, sono felice anche di stare con voi in vostra compagnia per così tanto tempo, perché è veramente bello potersi scambiare opinioni, ecco. Volevo fare appunto il riferimento che ve l'avevo promesso, poi non vi ho più detto nulla, a quel sogno particolare che avevo fatto. È stato un sogno particolarissimo, vi spiego perché in realtà è un sogno che
è ricorrente, no? Tante volte vi sarà capitato di fare un sogno che, come dire, lo sognate spesso, è ricorrente. Ricorrente vuol dire che vi porta sempre in quella sensazione, vi porta sempre in quel loop, in quel ciclo di emozioni, no? C'è da capire qualcosa dietro a quel particolare sogno, ecco. E proprio io non ho ancora capito di che cosa si tratta, però è una cosa che mi fa piacere, ecco, condividerla con voi proprio perché è un'esperienza che è sempre stata molto bella e mi affascina fin da quando sono bambino, perché veramente la sogno fin da quando sono piccolo, ecco. E, sognai di essere nella mia scuola elementare, quindi dove ho frequentato le elementari. E fuori da questa scuola, è vero, ci sono questi, credo siano dei platani. Sì, credo siano dei platani, non sono dei pioppi, ecco, sono dei platani, quindi un tronco molto, molto grosso, molto, molto grande. E io mi ritrovo di fronte a questi platani e non vi saprei neanche spiegare, ma nel sogno si possono fare delle cose bellissime. E con la forza del pensiero proprio facevo così e spostavo questi platani a destra e a sinistra, come se io potessi governare in sostanza il platano. Ma la sensazione non era neanche tanto il fatto di spostare il platano, ma era una sensazione di energia che sentivo dentro, che si sprigionava, che era un qualcosa di sorprendente, di bellissimo. Ecco, questa sensazione così particolare, no? Così strana, proprio qui io sentivo questa cosa che mentre spostavo il platano, che di per sé è impossibile, perché voglio dire, radicato a terra, è veramente impossibile riuscire a spostare un platano con il pensiero. Però questa situazione dello spostare questa vibrazione, questa sensazione particolare che provavo, è un qualcosa che mi ha accompagnato, adesso è tantissimo tempo che non la sogno a dire il vero, però mi ha accompagnato per tantissimi anni, tantissimi, ed è proprio una sensazione che ogni tanto riprovo. E che ogni tanto come dire, mi dà sempre quel frizzantino, no? Quella sorta di magia, no? Che veramente fa bene al cuore, no? Perché è un po' un tornare bambini, se vogliamo, no? È un avvicinarsi a quella che è la nostra anima, un avvicinarsi a quella infantilità, no? Quella magia che si crea dal nulla, perché se vogliamo, il nulla stesso, come dire, all'interno porta un po' un qualcosa di bambino, no? Il mantenere, ecco, quell'attacco anche un po' infantile è quello che ci aiuta, è quello che ci aiuta nella comunicazione, visto che prima questa sera, diciamo, il tema principale è stata il discorso dell'evoluzione della nostra anima, ma in quanto comunque, come dire, mantiene quella che è la comunicazione con il nostro io cosciente, quindi rafforzare questa comunicazione con la nostra anima, la nostra parte bambina è proprio quella che ci lega a questa dimensione. Ecco, la dimensione bambina è quella che è più libera, è fuori dai vincoli della nostra mente, fuori da diversi aspetti, ecco, e ci permette di giocare con quello che vogliamo. Assolutamente sì. Loredana, eccoci qua. A me è successo che dormendo ho sentito il gatto miagolare, mi sono vista che mi alzavo, sono andata in cucina, ricordo di aver messo la crocchetta nella ciotola e di essere tornata a letto. Il gatto però continuava a miagolare, quindi mi sono svegliata del tutto e ho capito a quel punto che non mi ero affatto alzata dal letto, però ero convinta di averlo fatto, di cosa si è trattato. E molto probabilmente, allora, da questo punto di vista, se le crocchette, se tu mi confermi che le crocchette non gliele avevi date, quindi aspetta, ecco, se tu mi confermi che le crocchette non gliele avevi date, sì, ok, l'avevo letto bene che gli avevi dato le crocchette, che non c'erano dentro la ciotola, significa che è stato un loop. Tante volte succede che sogniamo delle situazioni dove ci troviamo all'interno di, come dire, di loop, della nostra routine, quindi normalmente quando succede un qualcosa agiremo di conseguenza, quindi la nostra mente razionale ci porta a pianificare passo dopo passo quello che noi come dire, avremmo messo forse come dire, in moto per cercare di sistemare una determinata situazione. Ecco, la tua mente ti ha fatto vivere attraverso il tuo inconscio, ti ha fatto vivere quello che tu avresti fatto, ecco, nel caso in cui fossi stata, ecco, a contatto con il tuo gatto. Però è stato molto interessante, certo che se ti svegliavi del tutto e andavi a vedere se c'erano le crocchette, io sarei morto, io veramente sarei morto, veramente dalla gioia e dalla felicità ovviamente, ci mancherebbe. Ok, allora, Monia, bello il sogno, forse il tuo inconscio voleva dirti che saresti stato capace di fare cose che a molti sembrano impossibili. Può essere Monia, guarda, io...
Ti dico la verità, sono sempre stato molto, molto tranquillo, così non credo che nulla sia impossibile, ecco. E penso che questa cosa qua proprio mi abbia lasciato dentro, è un po' quello che vi dicevo prima, mi abbia lasciato dentro quella sensazione, no, di essere bambini, di avere a che fare sempre con quella sfera un po' legata alla magia, ecco, un po' alla, come dire, quell'attaccamento forte all'innocenza e alla spontaneità della nostra anima, ecco. Questa è una cosa che mi crea veramente, mi piace il sapermi ecco a contatto con la mia anima. Questa è una cosa che mi gratifica veramente tanto. Roberta, ti volevano forse comunicare che hai un forte collegamento con le energie sottili. Può essere anche questo, assolutamente. Può essere. Ripeto, ricordo sempre il bambino, quella è una cosa che mi piace un sacco. Tante volte, ecco, questa è una cosa che un po' mi contraddistingue a nulla. Aspettate un attimo, scusate, ho fatto un guaio. Ecco qua, oddio, mi vedete? Ok. Ecco, forse una cosa che, come dire, mi contraddistingue è che ho sempre cercato di non mettere la razionalità, di non darmi spiegazione alle cose che faccio. È un qualcosa, è un'imposizione, ecco, se vogliamo, un fattore anche di non creare legami mentali o cose di questo tipo, ecco, però è proprio quella sensazione, no? di non mettersi barriere, di non mettersi, come dire, non crearsi complicazioni da soli. Ecco. Roberta, ok, ti avevo già letta. Federico, non a caso il tema dei sogni indice che questo aspetto ti appartiene, è un probabile eco di tue esistenze ed evoluzioni dello spirito. Attraverso il fluido cosmico si può agire e modificare la materia. Considera questo aspetto nel tuo sogno, indice della tua ottima evoluzione in intelletto. E ti ringrazio Federico, grazie mille. Loredana, non ce l'ho nel crocchetto, ok? Perfetto. Ok, ti stanno bello rimanere sempre un po' bambini. Assolutamente sì. È quello che, come dire, ci dà quella semplicità, no? Quella spontaneità, quel modo di vedere le cose anche un po', se vogliamo, non dico distaccato, perché non è vero, non è vero che ci sia questo distacco, no? Però ci aiuta, come dire, a elaborare le nostre emozioni in un modo diverso, nel viverle forse anche un po' più intensamente, no? Perché poi quando iniziamo a diventare grandi, iniziamo a metterci sempre quel velo di razionalità, no? Quella parte di vissuto che in realtà tende, come dire, a opacizzare, no? Queste emozioni che andiamo a vivere. Invece così sono sempre belle brillanti, no? Le vivi sempre come se tu fossi un costante bambino. E questo è come dire, è un dare del cibo sano, ecco, alla nostra mente, alla nostra razionalità, alla nostra anima. In realtà in generale un po' più alla nostra evoluzione. Loredana, a volte ho sognato più volte lo stesso sogno e nel sogno pensare che l'avevo già sognato. E ancora dire, ah ok, l'altra volta ero arrivata fin qui, ora proseguo il sogno. Sì, ci sono anche i sogni a puntate. Sono anche i sogni a puntate e sono una cosa meravigliosa. Perché non ha mai fine, un po' come Beautiful, ecco, da questo punto di vista. Però eccoci, come dire, ci danno la possibilità di entrare proprio in quello che è un percorso legato al nostro inconscio. Passo dopo passo entriamo sempre più in profondità al vero significato, a quello che il nostro inconscio ci vuole comunicare. E teniamo presente che il sogno è il metodo più spontaneo che il nostro inconscio possa utilizzare per arrivare alla nostra mente conscia. Tante volte nel nostro inconscio abbiamo seppellite delle cose che nemmeno noi, come dire, riusciamo a trovare una reale connotazione. E all'interno di questa, come dire, di questo meccanismo, di questo vissuto, c'è sempre quel fatto che la nostra mente, se ci pensate, è scemata, è tranquilla, è in una situazione dove non avrebbe altrimenti, cioè, di darci la possibilità di riuscire a comunicare con il nostro inconscio. Ecco, questo è un collegamento molto molto sottile, però che va spiegato bene, perché la relazione fra noi e il nostro inconscio è tanto importante quanto la relazione fra noi e la nostra anima. Non dimentichiamoci che il nostro inconscio è un passo fondamentale per entrare dentro la nostra profondità e per riuscire a creare quel collegamento con la nostra anima. È qualcosa che ci rinforza, che ci dà la forza e il sostegno. È qualcosa di veramente, veramente molto forte. Eccoci qua. Allora, da Lise, io spesso mi succede che stando seduta ad occhi chiusi pochi minuti,
È come se tutto il resto scompare, è come la sensazione che andassi via dal mio corpo, ma questa sensazione mi spaventa. Quando apro gli occhi mi devo tenere al tavolo. Una cosa strana. Non è strana, assolutamente no. E tu hai la sensazione praticamente di non essere più nel tuo corpo, è una cosa normale, spontanea. Quando noi dormiamo, noi non siamo più all'interno del nostro corpo. In realtà, più delle volte stiamo fluttuando, quindi. Se ci fosse qualcuno, diciamo, dotato di chiaroveggenza, quindi facoltà extrasensoriale, quindi facoltà psichica, che è in grado di vedere, ci vedrebbe galleggiare sopra il nostro corpo e in realtà in una dimensione, in una vibrazione molto più alta, non riuscirebbe più a vederlo. Il nostro corpo astrale alto, il nostro corpo mentale alto sta vibrando in una vibrazione più intensa, quindi si trova esattamente in quello che è diciamo, il piano astrale, quindi. A volte anche direttamente nell'oltre, quindi c'è proprio un collegamento, ecco, una situazione di ascensore. E questa è una cosa che può succedere, assolutamente sì. Non è strana, è normale che sia così. E anzi, va anche bene perché in questo momento, come dire, ci crea un po' di riposo, ecco, quello che è il nostro essere costantemente legati al nostro conscio. Tiziana, il mio sogno ricorrente è anche il mio incubo. Sogno ancora di essere a scuola. Aia, però mi dicono che smetterò prima degli esami di maturità perché li ho già fatti. Beh, questa è una cosa positiva, assolutamente. Ecco, però dai, l'ambiente della scuola, se è ricordato bene, non è brutto. Ecco, il nostro inconscio è. Che ci hanno portato a non assimilarlo bene, oppure semplicemente perché in quel momento, come dire, eravamo attenti ad altro, quindi è come se la nostra situazione, la nostra vita fosse attenta ad altre cose, avesse altre esigenze. Può essere. Monia, è il vero sogno? È vero, il sogno è spontaneo, invece in meditazione a volte ti crea aspettative. Sì, allora dipende sempre dalla meditazione, perché a volte ci sono delle meditazioni guidate che fanno in modo di trarre in inganno la nostra mente. Cioè, tante volte in realtà la meditazione guidata trae in inganno la nostra mente. Noi pensiamo che, non so, la voce di qualcuno durante la meditazione ci disturbi. In realtà, se guida la meditazione, è come se la nostra mente fosse focalizzata in un solo punto, quindi non hai altre distrazioni. Cioè, nel senso, se segui una meditazione che è guidata, segui solamente la guida della meditazione, quindi non ti viene da pensare. Inizio a dire delle cose un po' forse così divertenti, ecco, però ecco, non ti viene da pensare alla bolletta da pagare, alla spesa da andare a fare o a cose di questo tipo, ecco. È difficile perché se c'è una voce che ti sta guidando, tendenzialmente l'ascolti e quindi segui questa voce e perciò la tua mente viene indirizzata in un solo punto, focalizzata in un solo punto, che è quella di seguire la voce che ti guida durante la meditazione e lì, ovviamente, per quello che abbiamo sempre detto, che di dove l'attenzione va, l'energia scorre. Iniziano ad andare verso quell'obiettivo, iniziano ad andare verso l'obiettivo della meditazione, ecco. Quindi è probabile che questa cosa ovviamente ti porti a non crearti quelle aspettative, ma comunque, come dire, a centrare l'energia in quel punto, ecco, in quel punto specifico. Stella, questo sogno capita ogni tanto anche a me. Ok. Ah, ok, di essere a scuola, ok, quindi è un sogno comune. Anche tu, Monia, tutti a scuola, quindi ok, perfetto. No, a me, io sono fuori dalla scuola, ecco, io ero nel cortile, quindi di conseguenza insomma mi rincuora un pochino il fatto di non essere fra i banchi, ma essere fuori nel cortile della scuola. Dalise, ma se io continuassi cosa succede? Dalise, devo andare a riprendere il tuo messaggio di prima. Ok, ah, ok, perfetto, cioè se tu continuassi a provare quella sensazione? Allora, i casi sono due, può succedere che o ti addormenti, quindi c'è proprio un addormentamento totale, come se tu stessi dormendo a letto, quindi non ti ricordi poi ciò che succede, oppure può essere che inizi a prendere consapevolezza di quello che è il tuo corpo astrale, quindi inizi a prendere consapevolezza del veicolo che utilizzi durante questo spostamento, quando ti senti al di fuori del tuo corpo. Ecco, può essere che succeda questo.
Non c'è una regola ben precisa, tante volte magari può succedere che anche chi tenta, anche molto spesso, di fare gli esercizi di viaggio astrale o cose di questo tipo, in realtà non si addormenti, ma è normale, è tutto normalissimo, anche durante la meditazione, chi si demoralizza perché solitamente magari si sente un po' a disagio perché si addormenta, è tutto normale, è normalissimo che succeda. Quindi non preoccupatevi da questo punto di vista, significa che ecco, impariamo anche ad entrare dentro quelli che sono i meccanismi delle esigenze del nostro corpo stesso, perché più delle volte abbiamo bisogno veramente di riposo. Tante volte abbiamo una vita talmente tanto frenetica che noi diciamo ma sì, adesso non ho più bisogno di riposarmi perché magari, non so, ci svegliamo sempre 10 minuti prima della sveglia, quindi pensiamo di aver già dormito a sufficienza, ma in realtà più delle volte non è così. Più delle volte può succedere che in realtà non siamo ben riposati, non riusciamo a, come dire, a dormire il giusto, non riusciamo a essere ben, come dire, consci, no? E quindi in situazioni dove riusciamo a rilassarci di più, dove riusciamo a mollare veramente le redini della nostra mente e lei inizia a vagare libera, senza costrizioni, e inizia veramente a tirarci fuori tutte quelle che sono le liste della spesa, quello che dicevamo prima, in realtà non va da nient'altro che ad aiutare questo nostro rilassamento e abbiamo bisogno anche di dormire. Ecco, questo è quello che mi sento di dirti, Dalise. Quindi, ecco, qualsiasi cosa sia, ecco, il discorso è proprio non farsi aspettativa. Questa è la cosa migliore. E se succede che dormi, dormi. E se succede che prendi coscienza, beh, allora è comunque meraviglioso lo stesso. Stella, può capitare nel dormiveglia di vedere per un attimo, appena sono chiusi gli occhi, esseri che sono vicino o addirittura sul letto? A me è successo di vedere un essere strano che correva verso il mio letto, ma aperti del tutto gli occhi lui non c'era più. Può essere, e alcune volte non c'è da confonderli con quelli che sono dei flash luminosi dovuti comunque, diciamo, da quello che è il nostro sistema visivo, ecco, chiamiamolo così. Però può succedere che a volte ci siano queste cose. Tante volte, ad esempio, durante la fase di presonno, quando ci si rilassa molto, può essere che iniziano a comparire delle facce, assolutamente sì. È un qualcosa che può capitare nel dormiveglia, soprattutto sì, nel presonno, nel dormiveglia è un qualcosa che accade spesso. E anche il fatto di iniziare a intravedere dei visi, dei volti, delle figure di questo tipo, ecco. Però ecco, nel dormiveglia poi a un certo punto uno molla completamente e si lascia andare completamente nel sonno. Può essere però, tante volte può succedere che si avvicinino, loro cercano sempre di comunicare con noi e quando la nostra mente appunto inizia a mollare la presa, è proprio la volta buona che, come dire, riescono a trovare terreno fertile per le comunicazioni, quindi riescono ad avvicinarsi un po' di più, adesso un po' più vicini a noi e piano piano a iniziare a quello che è un dialogo, ecco. E che tendenzialmente noi tante volte andiamo sempre a cercare un dialogo. Con come dire con l'oltre, no? Quando il dialogo principale lo dobbiamo fare con la nostra anima principalmente, dobbiamo iniziare quel rapporto interiore, proprio di collegamento nostro interiore che ci porta a come dire a interloquire di noi stessi con noi stessi e poi pian piano andare sempre più andare più oltre, andare a sentire anche loro. Però principalmente quando dobbiamo ricordarci di essere anima anche noi. Questa è una cosa meravigliosa perché la nostra anima appunto è quello che noi siamo nella nostra parte più intima, nella nostra parte bambina, quello che dicevamo prima. Stella, era un Monia, scusami, Monia, stasera mi scateno, fantastica. Stella, era un neonato che correva verso di me. Ok, aspetta Stella che vado a riprendere un attimo il tuo. Ok, perfetto, quello che hai visto. Ok, sì, può essere, sì, assolutamente. Neonati, bambini, ma in realtà in generale proprio a 360 gradi. Può essere chiunque. Però in dormiveglia, ecco, sono cose che accadono molto spesso. Tiziana, anche io vedo volti nel dormiveglia, sì, è una cosa che succede molto spesso. A volte sono volti conosciuti, ecco, possono essere anche di persone che abbiamo visto durante la nostra giornata che, diciamo, compaiono, ecco, nella nostra serata, ecco. Tante altre volte invece
sono persone che si avvicinano all'oltre e questo è meraviglioso, veramente meraviglioso. Ragazzi, io direi che abbiamo raggiunto le 10:30, quindi io vi ringrazierei veramente tanto per questa piacevole serata insieme. Vi ringrazio veramente tanto degli scambi, perché non è facile riuscire ad affrontare un tema come quello che stiamo vivendo attualmente, che è quello della guerra, ed effettivamente riuscire anche a scambiarsi opinioni e di legarlo fortemente a quello che è un discorso della spiritualità, ecco. Però penso che sia un'evoluzione, penso che sia uno step anche questo, è uno step da fare perché in realtà quando parliamo appunto di anime, cioè quando parliamo di persone parliamo di anime, e parlando di anime parliamo di qualcosa che ci accomuna tutti, siamo tutti dotati di anime, e questa è la cosa meravigliosa che rende l'esistenza meravigliosa, che rende ogni momento della nostra vita meraviglioso, perché siamo qua tutti per fare un'esperienza, chi più, chi meno, chi più intensamente, chi meno intensamente, ma chi comunque va avanti lo stesso e chi lo fa con la gioia del provarlo tutti insieme, ecco. E questa è, come dire, è la cosa più appagante che possa esistere. Quindi veramente io vi ringrazio, grazie per questa bellissima serata insieme, vi auguro a tutti una buona notte. A presto.